Allora, buongiorno a tutti. Possiamo aprire i lavori di presentazione del primo rapporto sull'indagine. Buongiorno, prego, prego. Non funziona? Sempre Giorgio, sempre Giorgio. E darei subito la parola al Presidente che ringraziamo per l'attenzione che ha voluto porre a questo lavoro che effettivamente ha impegnato tantissimi funzionari, ricercatori dell'ente che hanno lavorato a quattro mani, più di quattro mani, senza logiche di appartenenze, di strutture e di altra natura, e devo dire, hanno dedicato a questo lavoro un impegno particolare. Non ci sarà di questi collaboratori Claudia Carpentieri, che non è presente fisicamente con noi perché non è potuta venire per seri problemi, la salutiamo tanto, le facciamo tanti auguri, ma c'è anche il suo preziosissimo contributo a questo lavoro. Darei subito la parola al Presidente per l'introduzione dei lavori. Grazie. Ma più che un'introduzione, un buongiorno a tutti, innanzitutto, è un saluto. Siccome a me piacciono i tavoli destrutturati, come tutti voi sapete, anzi, credo che questa sia un ulteriore esempio di questa metodologia che ci accompagnerà, almeno per quanto mi riguarda, fin tanto che avrò questo ruolo di presidenza. Il saluto è a tutti i colleghi, alla dottoressa Servidori e al lavoro fatto. Io dirò pochissime cose. Naturalmente la dottoressa Ponte Diana mi ha preparato un promemoria per fare l'introduzione, che naturalmente io non seguo come al solito. Chi lavora con me sa che mi dà una traccia, dopodiché mi segnala alcune cose interessanti che a me interessa però approfondire. Allora, entrerò subito, essendo un pragmatico, un operativo, dati i saluti, no? Molto semplici, il buongiorno di lunedì, ritengo opportuno invece sottolineare alcuni aspetti che a me hanno colpito di questo lavoro. Cioè, il primo aspetto, devo dire che fa fronte, e lo segnalo a proposito della nostra battuta precedente rispetto all'ufficio, fronteggia, è una cosa su cui ragionare. Fronteggia anche una criticità, la evidenzia nel lavoro, ma fronteggia anche una criticità che nei miei precedenti 3 anni ho continuato a constatare. Quello che voglio dire è, dal mio punto di vista, la sindrome dell'ascensore. Cosa vuol dire la sindrome dell'ascensore? Che questo presidente, tutte le volte che prende l'ascensore, si accorge che fondamentalmente l'informazione rispetto alla dinamica strategica, alla dinamica tattica che porta avanti anche questa presidenza, guardo alcune persone che sanno che questo è un mio punto importante, ma è anche un punto di grande criticità sollevato anche in un incontro recente, non funziona. Cioè, fondamentalmente io mi trovo molte volte un po' come Paperino in fondo alla piattaforma sul mare, no? Con i piedi nell'aria, perché mi accorgo che non c'è stato trasferimento sostanza della conoscenza di ciò che avviene, ma anche delle strategie, cioè anche degli impegni assunti in forma ufficiale. E questo a me dispiace, perché oggettivamente una presidenza si aspetta che ci sia una giusta catena, diciamo, di trasferimento dell'informazione, non solo ai sensi del 150 del 2000, cioè in senso proprio intrinseco dell'organizzazione, specialmente in un'organizzazione che ha. E questo è il secondo punto che correggo Diana quando mi fa le osservazioni, che certamente all'interno di un soggetto che è certamente un ente pubblico di ricerca, ma a mio avviso, come ho detto in settima commissione in audizione pochi giorni fa, e quindi è un'informazione che vi do, è qualche cosa di diverso, di più di un ente pubblico di ricerca, sì, ma da altri enti pubblici di ricerca non vigilati dal MIUR. Faccio un esempio di alcuni fratellini o cugini come l'Istat. L'Istat ha esattamente la nostra stessa natura
e ha la stessa natura complicata, perché fornisce un servizio di responsabilità al Paese, è in un ventre molle, come ho detto, in settima commissione, perché è nelle mani del Ministero dell'Economia e Finanze da una parte, la Presidenza del Consiglio dall'altra, guai chi lo tocca, e quindi sta molto bene di fatto, no? Al di là che poi il Presidente è una strada per diventare ministri, ma detto questo è un altro punto di mia personale affettuosa polemica con Giovannini, col quale ho un rapporto amicale di stima reciproca molto forte. Quindi, ancor più nel ruolo che l'ISPRA unicamente ha in questo paese, e pochissimo, tra i pochi altri esempi, senz'altro tra i pochi a livello europeo, anche a livello internazionale, di essere anche l'hub, e questo dobbiamo mettercelo in testa, quindi il passo successivo di essere l'hub, di un sistema nazionale di responsabilità, che si fonda sulla conoscenza. Allora, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Noi abbiamo una responsabilità verso noi stessi, ma noi abbiamo una responsabilità verso un sistema paese, verso un sistema che il paese, anche ultimamente in forma parlamentare, con dibattiti e compagnia, ma con un'unanimità comunque, un'unanimità alla Camera, che con tutte le, possiamo prendere tutti i difetti, tutte le problematiche che ci sono ancora, rappresenta una volontà del legislatore in questa direzione. C'è poco da nasconderselo, no? Forse, no, il risultato da un punto di vista politico più eclatante, che ci chiama ad una responsabilità quindi di trasferimento, di produzione, di trasferimento di comune e di melting pot relativamente alle conoscenze che servono a parecchie, notevolissime attività di responsabilità relativamente prima di tutto alle nostre popolazioni, no? Secondo alle autorità che hanno diverse responsabilità, diversi scenari di responsabilità, e poi in termini più specifici noi diciamo che abbiamo un terzo cliente che per noi è molto più scomodo che per l'Istat, che è sostanzialmente il terzo potere dello Stato, cioè sostanzialmente il potere giudiziario, cioè noi abbiamo un rapporto con la magistratura che non è semplicemente l'UPG, che non è semplicemente l'UPG, anzi l'UPG a me dà fastidio, detto molto francamente, sono tre portatori, no? Che basta il funzionario pubblico, il pubblico funzionario e l'ente con la responsabilità verso la magistratura piuttosto che la responsabilità individuale. Ma questo è un dibattito aperto anche in Parlamento. Io sono tra coloro che sono contro questa visione, altri sono a favore, vedremo come ne usciremo. Però ci tengo a sottolineare questo punto, perché se noi ci fermassimo semplicemente alla valutazione del capitale umano in termini di ente pubblico di ricerca, beh, la dimensione sarebbe leggermente diversa, l'impostazione è diversa. Faccio un esempio banalissimo: nell'ente pubblico di ricerca ci possono essere n teste che esprimono n pareri diversi, n teste che hanno n idee diverse. No, all'interno di questo processo noi abbiamo il dovere di trovare dei punti di concorso, no? Dei punti di mediazione, dei punti di arrotondamento della testa, e questo è fatto attraverso la condivisione dell'informazione, la condivisione della conoscenza, la condivisione del processo conoscitivo. C'è chi in altra sede ha sottolineato questo punto, e devo dire che io faccio mio pienamente questo obiettivo, perché questo è un punto assolutamente necessario anche per poter trovare la forza di portare certe politiche, certe strategie a livello sia del potere legislativo sia del potere esecutivo, quindi di riuscire a mettere in fase le volontà dei governi rispetto alle volontà dei parlamenti. Che guardate caso, forse sfugge a tutti, la nomina del presidente di ISPRA nella sua forma pone in questi termini. Io come presidente di ISPRA, attraverso il parere delle due commissioni ambiente di Camera e Senato, ho un rapporto con il Parlamento e con diciamo, il potere legislativo diverso dai precedenti, diciamo, dei precedenti presidenti, direttori e compagnia varia, che va amministrato con attenzione, perché evidentemente non deve diventare un potere antagonista al potere sostanzialmente del ministro, quindi dell'esecutivo e compagnia varia. Quindi non è un... E allora io desidero e do necessità, sottolineo questi due punti, che la struttura sia sempre quantomeno più informata non solo degli elementi critici e degli elementi positivi, delle necessità e delle linee che stiamo seguendo per arrivare a determinati risultati. Noi ci aspettano, abbiamo avuto un periodo difficile,
non tanto difficile, un po' tortuoso, tanto per intenderci, non solo nostro, perché si è accompagnato con quello del paese, indubbiamente, è stato in fase con, basta guardare il numero di governi che questa presidenza ha visto, no? Non parliamo della vita del presidente, basta la presidenza attuale, ha visto, e questo già ci dice che abbiamo avuto un enorme risultato. E lo dobbiamo a tutti voi, anche alle rappresentanze sindacali, alle rappresentanze dei vari settori che hanno cominciato, hanno prima abbracciato e poi cominciato ad avere questo processo di diffusione, di condivisione. Quali strumenti noi dobbiamo mettere al di là poi del non t'avevo visto, buongiorno. Scusa, mi sono trovato un'altra persona improvvisamente di fianco e non. Allora, al di là che poi dalla parte più di amministrazione attiva, quindi regolamentare dal punto di vista amministrazione attiva, noi abbiamo la necessità, io la necessità e sto spingendo, abbiamo adesso il consiglio di amministrazione che era già pienamente operativo, perché prima della chiusura del precedente mandato avevo insediato compiutamente il consiglio d'amministrazione, aveva anche deliberato, anzi merito gliene vada, perché ha deliberato in modo tale che noi non ci trovassimo in un pantano, cioè che superassimo delle difficoltà anche amministrative molto spicciole, è bene dirlo questo di fatto. Abbiamo oggi la possibilità di insediare il consiglio scientifico, abbiamo anzi uno stimolo notevole sul Consiglio federale che ormai sta diventando incalzante, e questa presidenza e questa direzione, adesso vedremo in che modo, prenderà pienamente diciamo anche la partecipazione alle attività del Consiglio federale, anzi la responsabilità di tutte le attività che derivano dal Consiglio federale. E, il punto cruciale, quindi, attraverso il Consiglio scientifico e il Consiglio di amministrazione, arrivare alla definizione dell'organizzazione dell'istituto di secondo livello, con questa visione, ancorché semplificato il primo livello semplificato oltre quello che avremmo voluto fosse semplificato, però è così semplificato, forse veste anche una dinamica strutturale, secondo me, estremamente interessante dal punto di vista dell'oggetto andiamo a creare. Io voglio ricordare a tutti che se prendete la prima pagina dell'UBA tedesco, dell'Agenzia per l'Ambiente della Germania Federale, definisce l'UBA come il soggetto scientifico che assiste, fa tutti i servizi e assiste tutti gli altri ministeri, tra cui il Ministero dell'Ambiente, ma anche il Ministero della Ricerca. Se voi andate a vedere l'UBA, e l'UBA rispetto a noi c'è una parte che noi non avremo mai, io sono ben contento di non avere, che è la parte anche di tipo giuridico-legislativo, molto pesante, quindi è il consigliere giuridico-legislativo in termini ambientali di tutti i ministeri, apre tutte le finestre. C'è un punto che caratterizza, che ho di nuovo sollevato in settima commissione ricerca, e ho ringraziato il Presidente di aver voluto udirci e non soltanto l'Enea, tanto per capirci, no? Come enti non vigilati dal MIUR, perché c'è un punto cruciale che mi interessa sottolineare anche relativamente al vostro lavoro di oggi, che è il termine, qua non c'è nella sua scaletta, io ce l'ho aggiunto, valutazione. Siccome qua parliamo di un raccordo, certo, no? OIV-CUG, in realtà noi abbiamo anche qui, c'è una semi-originalità, perché io continuo a dire e continuo a richiamare ciò che avviene nel sistema sanitario nazionale. Sistema sanitario nazionale, chiamo sistema per non chiamarlo servizio, cioè sistema intendo dire qualcosa che comprende il servizio, ma anche una serie di elementi collaterali. Ha una storia, il servizio sanitario nazionale ha una storia molto antica, e come le storie molto antiche l'ha saputa conservare, un po' come la Chiesa, tanto per capirci, le varie Chiese, ho riuscito a conservare questo processo all'interno. Questo processo all'interno, voi se lo guardate attentamente, ha alcuni elementi che noi stiamo in qualche modo mettendo in piedi oggi, dal 94 in poi. Se da una parte c'ha i livelli di assistenza sanitaria, no? Che poi sono stati resi costituzionali ai sensi della modifica del capo quinto, quindi recentemente, come livelli essenziali dei servizi,
noi cerchiamo nella nuova legge di mettere in piedi i LEPTA che si basano sui LETA, cioè sostanzialmente i livelli di tutela, i livelli essenziali di tutela ambientale. Però il sistema sanitario c'ha anche un'altra cosa, c'ha questa parte di forte di assistenza, pensiamo agli ospedali, pensiamo alle ASL, pensiamo, dall'altra parte c'è un sistema della ricerca formidabile, formidabile, perché guai chi tocca fondamentalmente il sistema della ricerca della sanità, il sistema della ricerca sanità che è finanziato per quota parte sul Fondo Sanitario Nazionale e per altra quota parte va a inserirsi nel piano, nel programma nazionale della ricerca, c'è un comitato, ha diverse forme di organizzazione che vanno dall'ISS che tutti voi conoscete, l'Istituto Superiore di Sanità, agli istituti zooprofilattici, ma agli istituti ad esempio di ricerca cura a carattere scientifico. E all'interno di questo vige un sistema della valutazione che mette insieme da una parte la valutazione tipo ANVUR, da un'altra parte la valutazione tipo CIVIT, tanto per essere chiaro, e in mezzo ci mette qualche cos'altro. Che la tipica valutazione di tutti quei prodotti tecnico-scientifici che nascono anche dall'applicazione dei LEA e non solo, che sono un contributo notevole, forse l'asse portante innovativo di tutto il sistema sanitario. Allora, il nostro sistema della valutazione in qualche modo, che evidentemente deve nascere dai famosi tavoli destrutturati, sarà compito del Consiglio Scientifico, ma deve nascere da un'elaborazione che tiene conto di questi tre corni. Questo è stato il mio impegno in settima e questo rappresenta anche la nostra forza, la nostra specificità nei confronti di altri soggetti nei quali allora potremo bellamente confluire. Potremmo bellamente confluire, se non avessimo queste specificità. Potremmo bellamente confluire servizi pure nella protezione civile da una parte, dall'altra parte quindi Presidenza del Consiglio, tanto bene, dall'altra parte nell'OGS, più, senza citare sempre il solito CNR, tanto per cambiare un po', o negli NGV, tanto per essere chiari, ma in realtà in mezzo c'è questa specificità che il Parlamento continua a segnare e noi dobbiamo segnare come percorso di innovazione. Bene, scusate se ho colto questa occasione, ma lo ritengo, questa è un'occasione importante, proprio per sottolineare come ritengo importante il lavoro fatto e come ritengo importante andare avanti come sede anche di confronto relativamente ai percorsi che abbiamo messo in piedi e stiamo facendo, quindi fa parte anche di questa comunicazione. Non entro nel merito di altre faccende che ci interessano, ma siamo all'interno di questo schema. Credo che l'ultima frase che Diana mi ha posto, io l'abbia posta all'inizio, cioè d'ora in poi io chiedo a tutti voi di ragionare non più sulla propria scrivania e magari con la scrivania di fianco e magari le due scrivanie vanno con il piano di sotto e poi il piano di sotto va nell'altro edificio e poi così via, ma di ragionare e di promuovere, indipendentemente dalle promozioni istituzionali, il discorso all'interno di un sistema nazionale col quale dobbiamo confrontarci. Vi rappresento che il nostro sistema rappresenta più di 10.000 unità di personale sul territorio nazionale. Vi rappresento dal punto di vista della ricerca, se io prendo il 10% di queste, ed è poco, che fa ricerca anche di base, rappresentano altre 1.000 persone che nel sistema lavorano sull'approfondimento della conoscenza, e sono molte di più. Se poi ragioniamo in quei termini, è una forza micidiale che esiste una realtà, non una forza micidiale, ancorché non riconosciuta che esiste nel paese. Noi siamo qui per raccogliere tutti insieme, anche quelli che sono fuori da questa stanza, questo messaggio. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, darei la parola al Direttore Generale, che ha anticipato i suoi impegni ed è riuscito ad inserirsi in linea con il programma. Grazie. Sì, buongiorno, grazie a voi in realtà. Per me non è solo un dovere come direttore, ma è un piacere essere qui oggi in mezzo a voi a darvi un ulteriore saluto. In realtà il saluto così bello, così appassionato, l'ha fatto già il Presidente e quindi diventa difficile anche per me aggiungere qualcosa rispetto
a una parola di saluto, però dicevo è un appuntamento, questi come un po' tutti gli altri che sono organizzati dai nostri organi interni che si occupano di queste materie, in particolare il CUG o anche l'OIV, che mi trovano sempre particolarmente convintamente attento, perché credo che non siano solo discussioni da scrivania o un modo come un altro per parlare un paio d'ore tra di noi di cose che tanto poi, finito questo seminario, non avranno nessuna incidenza nella vita lavorativa, ma riprendendo anche un po' lo spunto, io qualcosa la dirò ancora dopo, dalle ultime parole che diceva il Presidente, ci siamo resi conto di come parlare di benessere organizzativo, anche in una situazione complicata, difficile come la nostra di questi ultimi anni, non è un esercizio, vorrei dire, di stile, ma diventa una connotazione sostanziale della nostra attività e per la nostra attività di tutti i giorni. Quindi un saluto e un ringraziamento innanzitutto alle colleghe che sono qui sul tavolo, intanto un indirizzo di saluto e di benvenuto alla professoressa Servidori, che ogni anno come consigliera nazionale di parità ci fa il piacere e l'onore di essere con noi in questo momento, alla responsabile fino oggi dell'organismo di valutazione di Anna Ponte e alle presidenti del CUG che rappresentano in qualche modo, non mi piace dire passato, presente e futuro dell'istituto, ma in qualche modo rappresentano la continuità e la attenzione che l'istituto mette e continua a mettere verso questa tematica della che non è più parità ma diventa garanzia appunto di situazioni, e che sono rappresentate da Mimma Belli e da Maria Concetta Giunta, che di questo organismo, non dimenticando peraltro, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, Emi Morroni, che ha presieduto e che è qui seduta, ci sei Emi? Sì, ti ho visto, sì, ecco. Che ha presieduto l'allora organismo si chiamava di parità, che hanno contribuito, diciamo, in maniera decisiva con le loro presidenze ad affermare questo concetto nel nostro istituto. L'anno scorso io, aprendo i lavori della giornata sul benessere organizzativo, avevo volutamente in qualche modo richiamato ed evidenziato il legame forte che esiste tra il benessere organizzativo e la ricerca di qualità. L'avevo in qualche modo indicato come la precondizione, il benessere organizzativo, affinché si possa arrivare e produrre una ricerca di qualità. E questa è un'affermazione che ancora oggi, dopo un anno, alla vigilia anche di scelte importanti per lo statuto, mi trova ancor più consapevole, ancor più radicato in questa stessa affermazione. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, ho deciso insieme ai colleghi di prevedere un apposito indicatore nel piano della performance, che è un piano attribuito direttamente alla mia responsabilità, proprio un indicatore relativo al monitoraggio del livello di benessere organizzativo che è presente nel nostro istituto. Come penso avete già avuto modo di vedere e spero potrete notare nel corso della giornata, nel corso del vostro incontro, posso dire che alcuni strumenti sono migliorati rispetto al precedente anno e sono state anche approfondite alcune analisi. Dallo scorso anno, come dicevo, sono intervenute non poche novità per la vita dell'istituto e non di secondo conto. Qualcuna è stata già illustrata dal Presidente, ma intanto finalmente l'approvazione dello statuto dell'ISPRA è quello che nei prossimi 6 mesi siamo chiamati a delineare con l'articolazione di secondo livello e tutta una serie di strumenti di carattere amministrativo e organizzativo che ne fanno in qualche modo da corollario. L'assetto istituzionale dell'istituto, che solo di recente e dopo un percorso che giustamente è stato definito tortuoso dal Presidente, ha ritrovato un assetto compiuto nelle figure apicali di indirizzo politico, e anche ringrazio per la fiducia il Presidente e il Consiglio di Amministrazione anche rispetto alla direzione, al vertice amministrativo. Peraltro è un'occasione questa per ringraziare i colleghi che mi hanno accompagnato nei 4 mesi, non è stato un periodo breve in cui, come diceva il Presidente, grazie anche all'intuizione del precedente Consiglio di Amministrazione, attraverso la proroga della mia figura, del mio ruolo direttoriale, siamo riusciti tutti quanti insieme a garantire comunque che la vita ordinaria dell'istituto andasse avanti nonostante le incertezze
più che incertezze, diciamo, le farraginosità amministrative e burocratiche legate al processo di nomina del presidente e quindi del reinsediamento del consiglio di amministrazione. In un rapporto direi reciproco, penso che da un lato questa indagine possa fornire informazioni utili proprio nella fase in cui stiamo riscrivendo di fatto l'assetto organizzativo, e dall'altro penso che definire la nuova struttura organizzativa potrà incidere in maniera determinante sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei colleghi. Così come non posso dimenticare durante quest'anno il completamento della riorganizzazione logistico-strutturale, in primis, ma lo cito solo come dato che mi viene immediatamente alla memoria, la realizzazione del polo laboratoriale, che credo possa anche questo avere degli effetti positivi sul livello di benessere. E questo studio che viene oggi presentato e di cui oggi discutete è peraltro frutto di una sinergia importante, secondo me, realizzata tra due organismi dell'istituto, e giunge proprio a conclusione di un primo ciclo di vita che era costituito al primo triennio del consiglio di amministrazione. Come dicevo, sono terminati e sono non solo i mandati dell'OIV, del presidente del CUG, incarico che è passato dalle mani capaci, esperte, attente di Maria Belli, a mani altrettanto attente, capaci ed esperte quelle di Maria Concetta Giunta, così come appunto dallo scorso anno e dall'inizio di quest'anno abbiamo una nuova struttura di vertice. Però non vorrei che l'incontro di oggi fosse semplicemente un bilancio della situazione, ma attraverso l'esame di ciò che è stato fatto negli ultimi tre anni possa essere invece un punto di partenza per costruire un nuovo assetto. Ecco, penso però che la sinergia che si è creata tra questi due organismi e che oggi vede in qualche modo la realizzazione attraverso questo studio sia un segnale positivo rispetto a quello che io vorrei fosse, come il Presidente peraltro auspicato, la felice contaminazione, la felice sinergia che si deve creare tra tutti i nostri uffici. Devo essere sincero, abbiamo fatto dei grandi passi avanti rispetto a quando Ispra in qualche modo è nata, questa strana creatura dal nome altrettanto strano e singolare che evocava anche altri nomi di altre situazioni, peraltro con felice, anzi non so quanto felice, scelta del Parlamento, sono riusciti a trovare un nome che era esattamente uguale al nome di una località, facciamo ancora qualche confusione, anche se rispetto all'inizio adesso, quando si parla di Ispra, la prima situazione che viene in mente è la nostra, e poi la situazione, diciamo, di Varese, però insomma certamente non è stato facile anche da un punto di vista della denominazione. E questa esperienza sinergica tra OIV e CUG, a cui devo aggiungere e mi fa piacere aggiungere quella dell'esperienza del servizio prevenzione e protezione, è una sinergia che si è dimostrata felice, positiva, concreta, fruttuosa. Io riflettevo l'altro giorno, a volte, diciamo, fa bene, almeno a me fa bene, sia perché ripeto studi che ormai passati da qualche anno, io ho fatto il liceo classico come credo molti di voi in questa sala, e quindi ogni tanto rivado, ripenso all'etimologia delle parole, no? Sinergia è la felice sintesi di due termini greci, ergos, forza, e si un insieme, e se ci riflettiamo ogni tanto riusciamo a capire cosa significa. Non è semplicemente mettere insieme, ma è mettere insieme una forza, e noi questo siamo effettivamente, lo diceva anche prima il Presidente, richiamando le dimensioni quantitative di tutto il sistema nazionale per la protezione ambientale, siamo una forza considerevole. Questa forza deve avere la capacità, e quando dico capacità intendo non solo la capacità tecnica, ma la capacità che passa attraverso la convinzione di ciascuno di noi di mettersi insieme. Se una delle cose, se devo proprio dire, e penso che le giornate di studio servano anche a mettere in evidenza qualche sbavatura, se volete, ecco, se proprio devo dire qualcosa che mi piacerebbe portare avanti nel prossimo triennio, che poi è il secondo e per quanto mi riguarda certamente ultimo anche per norma statutaria, oltre che per convinzione circa la non insostituibilità di nessuno nei posti della pubblica amministrazione italiana, ecco, devo dire che accanto a questa capacità a volte quello che io vedo che ancora manca è la convinzione di ciascuno di noi, non tanto di essere forza, quanto di volerci mettere in relazione con l'altro. Ci sono ancora degli atteggiamenti
che, usando una metafora calcistica, visto che siamo ormai vicini ai campionati del mondo, l'ho usata anche la settimana scorsa parlando di deposito per i rifiuti nucleari, vedo qualche atteggiamento difensivo. Insomma, mi piacerebbe proporre un modulo più offensivo, forse anche un modulo più equilibrato rispetto alle sinergie che si possono creare, e non semplicemente magari assistere a qualche schema tattico prettamente difensivo, che vi assicuro, credetemi, è ancora presente all'interno del nostro istituto, forse più come retaggio di vecchie concezioni che non come convinzione personale di ciascuno di voi, perché poi a parlare con ciascuno di voi, colleghi, nei limiti in cui questo me lo consente, io anzi lo considero una grande ricchezza, la possibilità di scambiare personalmente sempre con voi opinioni, si vede come invece la situazione, almeno apparentemente, sia diversa. Sinergie quindi che, se opportunamente sfruttate, permetteranno all'istituto di conquistare la posizione di eccellenza nel settore, ma più che per dire quanto siamo bravi o per dire che siamo primi in un ipotetico mondo, in un'ipotetica scala, io direi, riprendendo anche ciò che ha detto il Presidente, per rispondere a quello che è un preciso mandato del Parlamento e del Paese. A me non interessa, per quanto riguarda la mia funzione di direttore, essere primo in una ipotetica competizione con gli altri istituti di ricerca o le agenzie di controllo. Non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale, secondo me, è però essere all'altezza di ciò che il Paese e il Parlamento ci chiedono e di ciò che i cittadini e anche noi stessi ci aspettiamo dal nostro istituto. Siamo in un periodo in cui l'istituto sta compiendo scelte importanti. Ho citato, ma solo a volo così, la settimana scorsa l'emanazione delle linee guida per la realizzazione del deposito di rifiuti nucleari in Italia, un adempimento tecnico che il Paese aspettava da soli 31 anni. Siamo in queste settimane, in questi mesi, impegnati insieme agli altri organismi che compongono il Sistema Nazionale di Protezione Civile a risolvere definitivamente il problema della Concordia, che è un'altra sfida che non è secondaria. Ci avviamo nel prossimo mese a lanciare la consultazione pubblica per quanto riguarda i temi delicatissimi della strategia marina, e potrei andare così fino a dicembre, perlomeno a memoria, ma ve lo evito per non rubare molto tempo. Così come vorrei che questa convinzione fosse una convinzione di sistema, lo diceva il Presidente prima. Abbiamo bisogno di convincerci che siamo un istituto, ma ancora di più che costituiamo tutti quanti insieme alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, e provinciali ovviamente, che siamo un sistema. Non siamo dei solisti, l'ho detto anche la settimana scorsa a Perugia intervenendo a un convegno sui LEPTA. Non possiamo neanche pensare di essere sistema in un'ottica di mera sommatoria delle nostre singole organizzazioni. Siamo sistema se riusciamo a sviluppare effettivamente terreni comuni di incontro e sinergie effettive di confronto e di azione. Nessuno pensi che il sistema sia solo mettere in fila in maniera alfabetica o numerica le nostre realtà attualmente esistenti. Non ne veniamo fuori, non saremo punto di riferimento, non saremo ciò che il paese ci chiede. E quindi mettere a fattor comune competenze, conoscenze, la contaminazione dei saperi che voi colleghi tecnologi e ricercatori mi avete così ben insegnato in questi anni che ho quasi dimenticato la mia provenienza e ne vado particolarmente, particolarmente orgoglioso, un modus operandi che diventa peculiare nel ruolo che abbiamo di istituto di ricerca. Rete di conoscenza che mi avete insegnato si costruisce soprattutto col confronto, con lo scambio di esperienze, con la collaborazione per individuare soluzioni più idonee. Ecco, un altro fattore importante: non arrocchiamoci dietro o dentro le nostre posizioni tecnico-scientifiche, cerchiamo di unire, io lo dicevo stamattina a colleghi che saranno fra pochi minuti impegnati in una riunione delicatissima, vi prego di unire rigore tecnico-scientifico a buon senso, a ragionevolezza. Poi le nostre scelte sono le nostre scelte, e sapete, questo c'entra poco forse col benessere, ma ne approfitto per lanciare questo piccolo, che rispetto ad altri fattori o ad alcune scelte
di cui si parla tanto oggi sui giornali, purtroppo per aspetti di carattere giudiziario penale, che insomma sarebbe stato meglio non avvenissero, ma proprio rispetto a queste scelte il punto di vista tecnico-scientifico dell'ISPRA non è mai indietreggiato, la posizione non ha mai avuto cedimenti, non è mai indietreggiata di un centimetro. E anche se questo all'inizio veniva visto come una sorta di resistenza a un certo tipo di ragionamento, oggi invece viene vista non da me, neanche dai giornalisti, un po' di più mi può interessare dal punto di vista della magistratura, ma viene vista soprattutto dai cittadini come un baluardo rispetto a tentativi di sfruttare o di non tutelare, di non proteggere l'ambiente. E credo sia anche questo uno dei motivi per cui la credibilità dell'istituto è aumentata nei confronti dell'opinione pubblica e anche dei movimenti esterni. Ecco, voglio però tornare e chiudere, restando in ambito gestionale, a tutti quei progetti di ricerca e di innovazione che ci hanno visti coinvolti in questi ultimi periodi. Voglio citare una sperimentazione particolare guidata dal Formex per conto dell'ANAC, che ha per oggetto lo sviluppo di modelli per la gestione del ciclo delle performance, così come proprio in materia di benessere organizzativo siamo stati coinvolti sempre dall'ANAC per testare l'applicazione di gestione delle rilevazioni del benessere organizzativo. E quindi, per concludere, direi che integrare l'attività delle nostre strutture non è semplicemente un obbligo d'ufficio, ma diventa esigenza. Penso in particolare ai temi dell'integrazione tra la gestione della performance e la gestione della prevenzione della corruzione. Mi fa piacere peraltro vedere adesso, mano a mano che riesco, adesso vedo meglio, diciamo, diminuisce la vista da vicino, ma gradatamente riesco a vedere meglio da lontano. La presenza qui di tutti i capi dipartimento mi fa particolarmente piacere. C'è un tema di integrare, dicevo, la gestione della performance con la gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza. C'è il collega Lacommare, che vedo seduto. Le azioni positive contro le discriminazioni per attuare le pari opportunità e per realizzare la parità di genere. Voglio quindi veramente augurarmi un consolidamento e la diffusione di modalità collaborative ed integrative nel nostro istituto e con i nostri partner, anche sfruttando l'istituto della consigliera nazionale di parità. Io mi sono occupato di queste tematiche in un'altra fase della mia vita e so quanto possa essere decisivo e importante il ruolo della consigliera nazionale di parità, quindi spero di non farle un cattivo favore dicendo a noi tutti i colleghi: sfruttiamo la consigliera nazionale di parità. Grazie al team che ha condotto l'indagine, grazie a tutti i colleghi che hanno partecipato rispondendo al questionario. Io so quanto sia difficile per ciascuno di voi trovare il tempo in termini di attenzione e di concentrazione mentale per rispondere a tutta una serie di informazioni e di questionari che l'amministrazione vi somministra, però stiamo cercando, tra l'altro nel gruppo semplificazione che nei prossimi giorni tra virgolette lancerò allo sbaraglio, che avrà un compito un po' ampio di semplificare tutte le azioni amministrative, una delle idee è proprio quella anche di semplificare tutti i requisiti, tutta la parte amministrativa che chiediamo ai colleghi. Vediamo se riusciamo ancora di più a somministrare poche richieste di informazioni e a ottenere la massima diffusione di queste informazioni. Quindi grazie a tutti voi, sia perché è grazie a voi che il processo in qualche modo ha avuto lo start-up. Mi auguro che continui a essere un processo virtuoso per migliorare l'amministrazione, attraverso il miglioramento dell'amministrazione, il miglioramento della vita lavorativa di ciascuno di noi all'interno dell'istituto. Grazie ancora e buon lavoro. Presidenza alle colleghe. Quando si dice parità. Un attimo, prima voglio dare un'ultima informazione. Mi dicono i colleghi del web, che ringrazio perché senza i quali non avremmo potuto assicurare anche il collegamento streaming, e che ci consente la partecipazione di molte più persone di quante non se ne vedano in questa sala, e ci hanno comunicato che già diverse agenzie regionali sono in collegamento con noi. Questo a conferma di quanto diceva Presidente e Direttore Generale,
a proposito di questa idea di sistema, di rete, che va anche oltre nel nostro caso l'istituto, ma ha una copertura nazionale e molto capillare, sia come diffusione territoriale che come tipologia di competenze con le agenzie regionali. Quindi un saluto anche ai colleghi delle agenzie regionali che ci stanno seguendo. Penso se parlavo male dei colleghi, chi delle chiamate? Avete dato l'informazione. Allora, grazie, siamo abbastanza nei... Che è? Ha allora, fatto male? Il Presidente mi ha detto di fare così, allora io e noi obbediamo. È una specie di... posso dire. Allora, siamo abbastanza nei tempi nella scaletta, darei la parola a Mimma Belli, presidente uscente del CUG, anima di questo lavoro e punto di riferimento essenziale anche per le colleghe che dovranno raccogliere il suo testimone. Prego Mimma. Allora, io sarò veramente breve. Mi dispiace che siano già andati via direttore e presidente, perché volevo ricordargli che tra i compiti del CUG c'è la formulazione di pareri in tema di organizzazione e di gestione del personale. Quindi penso che questo, in questa fase di riorganizzazione dell'istituto, possa essere un supporto che il CUG può dare alla direzione e alla presidenza proprio in questa fase delicata dell'ente. Sì. Allora, oltre a questo, voglio soltanto ricordare qual è stata l'evoluzione nella relazione che è stata fatta sul benessere organizzativo, se vi ricordate, perché ritengo che questa sia stata un passo avanti notevole che è stato fatto in questo ultimo anno. Se ricordate bene, la relazione sul benessere organizzativo, questa prima che è stata veramente un'indagine reale, è stata preceduta da una fase di sperimentazione. Questa fase di sperimentazione ha visto la partecipazione del CUG, se vogliamo, in una fase di supporto all'OIV, ma non c'è stata una lettura dei dati dal punto di vista del CUG. Invece la cosa innovativa che è stata fatta quest'anno è stata quella di dare una lettura dei dati dell'indagine anche dal punto di vista del CUG, cioè dal punto di vista dei temi del CUG, che sono il mobbing e il malessere, perché malessere organizzativo si può anche leggere nell'altra parte come malessere. E quindi vedrete nelle relazioni che seguiranno proprio questa lettura che è stata fatta dei dati dell'indagine, dei dati raccolti durante l'indagine, la lettura proprio sotto questi due aspetti, che sono due aspetti caratteristici del CUG. Quindi questo secondo me è un obiettivo che è stato raggiunto quest'anno, ma questo non è un obiettivo a cui fermarsi, perché anche dall'analisi del questionario sono venute fuori delle miglioramenti che possono essere introdotti sul questionario stesso, questionario che è stato proposto dal CIVIT. O ANVU, come si chiama adesso? ANAC, io scusatemi. E quindi praticamente ci sono stati delle miglioramenti relativi da introdurre proprio nel questionario. Quindi io direi che questo è stato un momento importante, ma è un momento importante in cui praticamente la nuova presidente del CUG e il CUG è un punto da cui dovrà partire, non un punto di arrivo, perché praticamente si può andare a leggere quali sono il clima organizzativo all'interno dell'ente,
proprio individuando dei parametri che sono più specifici alle attività del CUG. Chiaramente l'invito che è stato fatto da presidente e direttore, tanto io sono fuori dall'organizzazione, lo posso dire, di maggiore trasparenza e quindi di maggiore comunicazione tra la base e i vertici, io lo inverto e chiedo al sistema che praticamente all'ente ci sia anche una maggiore comunicazione dai vertici alla base, perché chiaramente è un discorso che deve andare nei due sensi, non può andare in un'unica direzione. Questo è stato ottenuto, però questo deve essere non qualche cosa che deve essere richiesto ogni volta, deve essere qualche cosa che entra proprio nel modo di operare, come praticamente il modo di operare deve essere vero tra i colleghi, quello di non avere, di rompere tutti i gusci che separano i diversi gruppi, ma ci deve essere anche all'inverso tutta la rottura dei gusci che separano il vertice dalla base. Quindi io non aggiungo altro, perché questi due segnali secondo me sono importanti. Uno è che il CUG è un organismo dell'amministrazione e che l'amministrazione si deve basare su questo organismo, soprattutto in un momento delicato come è la riorganizzazione di un ente, ma di un ente complesso come il nostro, in cui praticamente c'è il coordinamento del sistema delle agenzie, c'è il lavorare a sistema con tutto il sistema territoriale, c'è la ricerca che praticamente prima era relativa alla ricerca nel mare, ma poi adesso si è ampliata anche a tutte le altre matrici ambientali. Quindi ci sono tanti temi, è un ente complesso e la complessità non può essere gestita se non nella trasparenza. Quindi io con questo chiudo e vi auguro buon lavoro, io vado nel mio mondo a riposare. Solo due parole per dire che questo lavoro io l'ho firmato in qualità di OIV a chiusura del mio mandato. Ritengo importante aver chiuso il mandato con questo documento, perché effettivamente è la corretta espressione, la corretta sintesi di un lavoro duro fatto in 3 anni. Tra di voi vedo colleghi OIV dei primi mandati, vedo colleghi delle strutture tecniche di altre amministrazioni, e con loro abbiamo condiviso un lavoro molto faticoso, molto duro, di introduzione dei concetti della 150. Concetti non nuovi, concetti vecchi, concetti già scritti nelle norme, concetti già ribaditi dalla giurisprudenza, con particolare riguardo alla giurisprudenza amministrativa, tutti concetti legati alla produttività, alla responsabilità dirigenziale e da un concetto di funzionamento dell'amministrazione pubblica, non come un soggetto privato, ma con una logica di tipo privatistico, nel senso da intendere come un'attitudine a fornire servizi di altra natura, di diversa natura, di natura più o meno intellettuale a secondo i casi, ma un atteggiamento di produttività, di utilità per l'utente esterno. Un utente esterno che può essere il singolo cittadino, può essere un'altra amministrazione dello Stato, cioè una visione attiva e non burocratica nel senso negativo nella tradizionale accezione che finora si è avuta di una pubblica amministrazione. Quindi una pubblica amministrazione che è utile, serve, cresce, migliora. È evidente che l'introduzione degli strumenti della 150, mi riferisco in particolare al piano della performance,
altro non sono stati se non quello strumento, quel canovaccio di sintesi che costituisce il punto di partenza e il punto di arrivo delle azioni delle amministrazioni, cioè la progettazione collettiva, la strategia, la visione che si vuole dare un ente, dunque la partecipazione attiva, misurabile, verificabile anche in termini di crescita e di miglioramento da parte di tutti i singoli che fanno parte di una macchina complessa ma unitaria. È dunque un momento di sintesi quando andiamo a chiudere i nostri esercizi di piano della performance, e il benessere organizzativo altro non è se non uno di questi momenti di sintesi. È vero che l'indagine è fatta sulla percezione, come poi in dettaglio vi racconteranno i ricercatori che hanno approfondito e analizzato i risultati, condotto l'indagine, eccetera. Ma la percezione raccolta è un elemento importante. Vedo qui il professor Tulli in fondo nascosto come mi nascondevo io durante i suoi corsi, è molto importante per poter ben agire, saper ascoltare, saper ascoltare vuol dire anche avere tutte le informazioni possibili, anche non di tipo oggettivo, però avere l'interlocuzione è importante, per avere un'interlocuzione è importante conoscere lo stato del nostro interlocutore. Stiamo parlando di un interlocutore interno, beh, è un interlocutore importante, come giustamente diceva Mimma, la comunicazione che poi vedremo nel dettaglio, mi pare sia stato uno dei momenti un pochino di maggiore sofferenza usciti fuori dalla rilevazione, la comunicazione si fa a due, dunque vertice e base, tra colleghi, tra la dirigenza che deve avere una percezione chiara e netta di quello che del capitale, della risorsa, della vera risorsa di cui dispone, cioè il capitale umano, le risorse umane, le risorse intellettuali, le competenze di cui dispone e che dunque deve saper gestire. Per saper gestire, per poter portare a profitto la pianificazione strategica che ci poniamo col piano della performance e dunque ad arrivare a dei risultati significativi, è di tutta evidenza che un miglioramento delle condizioni di benessere organizzativo non sono un dato di poco conto. Qui mi taccio perché le cose da dire sono veramente tante, però mi piaceva sottolineare questo momento di sintesi complessiva che ha il piano della performance, sul quale insisteranno anche tutte le azioni per l'anticorruzione. Qui, come diceva il direttore, abbiamo il responsabile dell'anticorruzione nonché capo del personale, che inviterei al tavolo, visto che adesso seguiremo, non c'è più, perfetto, lo invitiamo comunque al tavolo. È scappato via. È scappato, questo mi sembra un bel messaggio. Tornerà. Bene, ma quindi io darei la parola a questo punto, darei la parola a Maria Concetta Giunta, è un passaggio di testimone. Mi dispiace non poter fare altrettanto col mio successore Oiv, perché mi sarebbe piaciuto fare proprio un passaggio di testimone, però sono assolutamente convinta che chiunque sarà, grazie anche a questo ulteriore incarico, questa ulteriore incombenza non scritta che avrà Maria Concetta Giunta, di farsi anche lei promotrice di questo passaggio di consegna. Grazie a tutti i collaboratori che hanno lavorato su questo, lo ribadisco, non è di forma, veramente sono riusciti a trovare veramente di sostanza, come giustamente mi suggerisce la professoressa, perché veramente sono riusciti a dedicare entusiasmo, energia, nonostante veramente ognuno di loro appartenesse a strutture particolarmente oberate di lavoro e non il solito nascondersi dietro i mitici carichi di lavoro che sono sempre qualcosa di imponderabile,
li riusciremo a ponderare, bah, chissà, e quindi veramente un apprezzamento sincero. Prego. È un testimone pesante, visto i risultati ottenuti sia da parte del vecchio presidente del CUG, sia da parte dell'OIV. Che dire, io spero di essere all'altezza e di continuare insieme ai colleghi del CUG e dei colleghi dell'OIV in questo esercizio che è stato veramente di rilievo, notevole. Come diceva Mimma, sono state proposte anche dei miglioramenti al questionario che verrà somministrato, speriamo, con la prossima indagine. Speriamo così, insieme a tutti i colleghi del CUG, di poter collaborare con il rappresentante dell'ANAV, oltre con i colleghi dell'OIV, di continuare in questa esperienza, di poter fare sinergia e di andare avanti. Ho visto che il collega dell'ANAC, il dottor Bellinzoni, una mia vecchia conoscenza, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme quando lui era appena laureato nell'ASUN, eravamo AMP, quindi abbiamo avuto modo di lavorare insieme già nel passato, quindi sarà una nuova occasione per lavorare insieme a tutti i colleghi, le colleghe e i colleghi del CUG. Adesso lasciamo la parola ai ricercatori, così ci danno un po' i risultati di questo lavoro e vedremo quali saranno le novità e le migliorie da portare anche per il futuro. Grazie. Grazie. Darei la parola al dottor Steri. Come vuoi. Prego. Alla grande, vai. Concetta? No, non me lo fate cadere a terra. La salute, buongiorno a tutti. Già la salute non ci assiste proprio. Buongiorno a tutti, sono Stefano Steri, scusate, dovrete sentire la mia voce noiosa per due volte. Oggi sono indegnamente in sostituzione anche della collega Carpentieri, che, come ricordava l'avvocata Ponte, oggi non è potuta venire, la salutiamo. E cercherò di essere molto veloce ma altrettanto chiaro per recuperare il tempo e lasciare lo spazio poi alla discussione finale, oltre che agli interventi della consigliera, che ha avuto la pazienza qui già dal primo minuto di essere con noi. Racconterò, ripeto, molto brevemente qual è stato il modello utilizzato per questa rilevazione, come concretamente abbiamo svolto la rilevazione, e vi cercherò di dare alcune piccole informazioni riguardo chi ha partecipato all'indagine. Poi lascerò la parola ai colleghi, a Maglio e Christian, per quanto riguarda un primo aspetto dell'analisi dei dati, e a Patrizia e Adele per quanto riguarda poi l'approfondimento CUG, per riprendere veramente con due secondi la parola su alcune indicazioni che ci è sembrato si possano trarre da questo prima analisi del rapporto. Dicevamo, il modello è stato quello che l'ANAC ha messo a disposizione di tutte quante le amministrazioni pubbliche. ANAC, prima CiVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione, da mandato della legge, del decreto legislativo 150, aveva il compito di predisporre degli strumenti che fossero applicabili da tutte le pubbliche amministrazioni. Questo anche al fine, oltre che di dare una linea guida sulla, e poi il collega Bellinzoni ci dirà meglio questo aspetto, su come effettuare le rilevazioni, anche per poter avere un punto di riferimento, un confronto omogeneo su tutto il panorama nazionale. Quindi
lo scorso anno ha pubblicato questo modello di rilevazione. In realtà questo modello raccoglie in sé tre distinte rilevazioni, quindi c'è un aspetto destinato a rilevare il livello di benessere organizzativo, una sezione dedicata alla misurazione del grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance, e l'ultima parte è quello dedicato alla valutazione del superiore gerarchico. Il modello è basato, come dicevo, su queste tre sezioni e raccolgono circa 62, se non erro, ambiti. Scusate, 14 ambiti con circa 73 domande. È stata utilizzata per misurare la percezione di ciascuno di noi, insomma dei partecipanti alla rilevazione, una scala di misurazione delle percezioni, una scala Likert che poi il collega Mario ci illustrerà meglio, che misura in un rapporto da 1 a 6 il livello di accordo con una affermazione proposta o il grado di importanza rispetto ad un oggetto posto dalla rilevazione. Rispetto a questo modello, così come prevedeva la stessa ANAC, la nostra amministrazione si è sentita in bisogno di effettuare alcune, seppur piccole, personalizzazioni. In particolar modo abbiamo all'interno della scala inserito un ulteriore valore, il settimo valore, che è quello del non risponde, per motivi pratici, nel senso di consentire con sicurezza di rilevare che la domanda fosse stata deliberatamente non risposta e che non ci fosse stata una semplice dimenticanza nello scrollare, poi vi diremo anche il sistema con cui abbiamo fatto la rilevazione, nel video le singole domande. E per dare quindi la possibilità a ciascuno di non rispondere lì dove non si sentisse in grado o comunque non condividesse questo particolare aspetto. Anche per gli ambiti abbiamo deciso di inserire 2 ulteriori ambiti rispetto ai 14 presenti. Abbiamo inserito una tabella nella quale abbiamo riepilogato una serie di aspetti che tra l'altro è stata mutuata dal precedente studio, quello fatto dal gruppo del professor Avallone con il Ministero della Funzione Pubblica, quindi il progetto Cantieri, che ripropone una serie di indicazioni da migliorare. Rispetto a queste indicazioni per il miglioramento del benessere all'interno dell'organizzazione abbiamo chiesto ai colleghi di esprimere una preferenza di priorità. Così come, questo è stato il frutto della precedente sperimentazione nel 2012, abbiamo inserito una domanda aperta di suggerimenti. Questa ci è stata richiesta espressamente dai colleghi che hanno partecipato alla sperimentazione. Noi assolutamente eravamo già favorevoli allora e quindi abbiamo pensato di riproporla. Per quanto riguarda l'informazione anagrafica, ovviamente abbiamo tentato di integrare con peculiarità del nostro ente per consentirci poi una maggiore pertinenza dell'analisi, quindi le sedi, le diverse aggregazioni delle qualifiche, eccetera. Allora, vi ho citato, scusate, la sperimentazione del 2012. Questa era una slide presentata all'epoca e abbiamo cercato con questa sperimentazione di dare alcune prime risposte a quanto era stato rilevato in quell'occasione, quindi un anno fa. Tra queste, le principali sono quelle segnalate in giallo, quindi era stata rilevata la necessità da parte dei colleghi e anche da parte del gruppo di studio di estendere la rilevazione a tutti quanti i dipendenti, quindi non più soltanto ad un campione, e di utilizzare strumenti maggiormente idonei appunto per la diffusione, per garantire un livello superiore di privacy, una riduzione nel livello di errori nell'elaborazione delle informazioni, una snellezza nel caricamento e una maggiore trasparenza. E dal punto di vista della rilevazione dei rilevatori si era posta l'esigenza di completare le aree di indagine. La precedente sperimentazione aveva ad oggetto esclusivamente il benessere organizzativo, quindi restavano fuori le altre 2 aree previste dalla norma, quindi il grado di condivisione del sistema di misurazione e la valutazione dei dirigenti. Come abbiamo cercato di rispondere con uno strumento solo a tutte queste istanze? Allora, abbiamo utilizzato una diffusione informatica del questionario attraverso un'applicazione chiamata LAMSurvey, che è un open source, quindi
disponibile rispetto ad una somministrazione assistita che era stata fatta nella sperimentazione, quindi in un'aula con i ricercatori venivano convocati e diffusi questionari cartacei. Allora, questo ci ha consentito di aumentare l'efficacia e la diffusione, abbiamo potuto raggiungere tutti i dipendenti dell'istituto che sono dotati di cassetta di posta elettronica e di collegamento web. Aumentare la privacy, ciascuno ha potuto compilare liberamente e al sicuro da sguardi indiscreti, se vogliamo, nella sua propria stanza o ovunque avesse voluto il questionario rispetto ad una rilevazione in una sala con i rilevatori che potevano circolare nell'edificio piuttosto che un tratto grafico che poteva ritenersi essere riconosciuto. Economicità, non abbiamo avuto neanche le spese di fotocopie per i questionari che non sono stati stampati. Sicurezza nel dato, i dati venivano direttamente registrati all'interno della banca dati, quindi nessuna possibilità di errore per data entry per trascrivere le informazioni da carta a database. Facilità di utilizzo, semplicemente una conoscenza di come si naviga all'interno di un browser web, quindi frecce, andare avanti, cliccare. Devo però dire che nonostante lo strumento sia facile, in realtà forse dovremmo ancor più indicare meglio, dare istruzioni ancora più approfondite, perché circa 170 colleghi sono arrivati quasi alla fine, insomma, hanno completato per gran parte il questionario, ma non lo hanno registrato fino alla fine, quindi abbiamo 170 colleghi circa che non sono stati conteggiati all'interno della rilevazione. E poi la velocità, voglio dire, in circa 10-12 minuti si riusciva a completare il questionario. Per contro, nella somministrazione assistita dobbiamo dar conto del fatto che c'era il contatto con i partecipanti, quindi c'era un continuo scambio di informazioni, di chiarimenti durante la compilazione. Era un momento per ascoltare, diciamo che molte delle idee che ci hanno portato poi alla scelta del questionario, all'utilizzo di risorse interne, i colleghi del servizio Sinanet che ci hanno assistito nella personalizzazione, è stato proprio il contatto che abbiamo avuto durante quella somministrazione. E quindi di raccogliere informazioni che andavano dalla richiesta di poter esprimere qualcosa di non strutturato all'interno del questionario ad altre caratteristiche di rilevazione. Abbiamo aperto la rilevazione il 27 giugno dello scorso anno, l'abbiamo tenuta aperta per circa un mese a luglio. Il periodo, devo dire, non è stato proprio felicissimo per tutti i colleghi che in quel frangente ovviamente erano già alle prese con le ferie estive. Cercheremo quest'anno di selezionare un periodo di presenza maggiore. Due parole velocissime, lo ricordava il direttore, siamo stati chiamati dall'ANAC, anche forse tra i primi a utilizzare lo strumento, a partecipare alla sperimentazione, al test della loro applicazione di raccolta delle informazioni. E quindi attraverso un'applicazione web noi abbiamo caricato tutti i nostri questionari in modalità massiva, quindi abbiamo verificato l'efficacia di questa modalità di trasferimento dati. L'applicazione ANAC consente poi di effettuare alcune prime analisi fornendo grafici e tabelle e anche di poter confrontare con altri organismi del proprio comparto. Insomma, poi il dottor Benzoni penso che su questa cosa ci spiegherà meglio. Allora, chi siamo? Chi siamo? Rispetto a 1256 inviti, quindi mail inviate per poter partecipare, abbiamo avuto 826 questionari di ritorno. Vi dicevo, soltanto 647 sono stati elaborati per questo problema di 179 colleghi che non sono arrivati a registrare alla fine. Cerchiamo qui di visualizzarvi la partecipazione dei colleghi con la realtà dell'istituto lì dove possibile. Come vedete, il gruppo di rispondenti appare abbastanza aderente alla realtà dell'istituto. Nell'istituto ci sono circa il 53% di donne e 47% di uomini, il questionario è formato da un 55% di donne, 41% di uomini e 4% non ha indicato. Come classi di età abbiamo una maggior parte dei rispondenti che va dai 41 ai 50 anni e poi le altre due ali, due classi confinanti, 26 e 27%,
mostra una buona distribuzione all'interno dei cassi centrali. Sull'anzianità non possiamo essere molto precisi quanto a conclusioni, perché come vedete la maggior parte, il 25% dice di avere un'anzianità da 5 a 10 anni, qui dovremo essere molto molto più chiari nella prossima rilevazione per indicare il riferimento a quale anzianità facciamo, prendiamo come riferimento, perché poi in realtà alcuni hanno pensato all'ISPRA, quindi al momento di insediamento dell'ISPRA, altri hanno pensato all'anzianità pregressa e quindi a tutte quante le altre. In realtà quindi questa distribuzione, che vedete tra l'altro è abbastanza uniforme, dovrà essere meglio specificata nella prossima rilevazione. Per quanto riguarda le qualifiche, vedete che le qualifiche dei ricercatori e dei tecnologi hanno praticamente la stessa composizione tra rispondenti e realtà nell'istituto. Un po' meno sono con il 19% gli amministrativi e i tecnici con il 22%. Anche i dirigenti hanno partecipato all'1% quando la loro presenza nell'istituto è del 2%. Per quanto riguarda le sedi, abbiamo la sede di Brancati, che ovviamente, come nella realtà, è quella più importante, numericamente parlando. Per il resto, diciamo che le altre sedi hanno comunque rispettato in grosso modo una giusta proporzione. È rilevante il numero di coloro che non ha risposto indicando la sede. Questo ci ha fatto ritenere che la domanda potesse essere interpretata come un possibile riconoscimento se si incrociano i dati tra caratteristiche personali e sede di lavoro. Per quanto riguarda la composizione dei rispondenti relativamente al tipo di contratto, la maggior parte, come nell'amministrazione, è di colleghi a tempo indeterminato, e c'è anche una buona percentuale di coloro che è in telelavoro, del 2% del campione. Dal punto di vista dell'istruzione abbiamo raggruppato la grande maggioranza, hanno un'istruzione di livello universitario, così come risulta anche insomma dal nostro essere ente di ricerca, quindi queste qualifiche sono particolarmente presenti. Spero di non avervi annoiato troppo e passo la parola direttamente all'analisi dei dati al collega Maglio. Vedo che è tornato il dottor Lacommare, se gradisce far parte del tavolo, così poi avrà una diversa e maggiore visuale per il dibattito che seguirà. Chi è questo? Va bene, allora ok. No, ma noi siamo elastici. Allora, dobbiamo individuare... Aspetta, chiudo. Ecco qua, Mario. Ci vedo un po' male. Va bene. Perché devi fare... Scusa, eh? Grazie, scusa. Dobbiamo andare alla presentazione. Non ci piove. Cristiano non è venuto, non ti hai visto? No, vado via. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Questa relazione doveva essere tenuta a due voci. Il mio collega non lo vedo ancora in sala perché ha avuto un impegno urgente. E comunque vorrei dire che farò tanto da solo, sì. Dunque, intanto l'analisi delle risposte può essere anche un po' presuntuoso, nel senso che non è un'analisi completa, è un'analisi, per così, una prima analisi, come sarà definita in termini generali.
D'altra parte, le difficoltà anche di una lettura di un questionario che non è stato progettato da chi ha poi fatto l'analisi comporta problemi specifici di cui adesso non è il caso di parlare per la estrema ristrettezza dei tempi che abbiamo, anche se mi è stato detto che c'è un minimo di elasticità, ma non tanto, non vi preoccupate. Però appunto, dati i tempi ristretti, qui si riuscirà a fare una panoramica abbastanza veloce e a toccare alcuni punti problematici che mi sembra opportuno segnalare. Già il collega Steri ha spiegato molto bene la struttura del questionario. Io mi limito ad aggiungere alcune cose. Il questionario io lo vedo strutturato in quattro parti, poi, perché le tre macro aree, le tre parti previste dal modello ANAC, che sono quelle costituite da scale di Likert, su cui adesso torneremo, è la parte appunto standard. Poi diciamo, la nostra amministrazione ha aggiunto una ulteriore parte sulla quale farò qualche accenno soltanto. Le prime tre macro aree, appunto, come è stato già detto, sono articolate in una serie di sezioni costituite fondamentalmente da scale di Likert. Scale di Likert sono delle scale inventate appunto da Rensis Likert, questo psicologo sociale, anche grande studioso di organizzazione, dagli anni 30, pensate, insomma, si tratta di cose di abbastanza qualche tempo fa, ma che ancora conoscono una applicazione molto forte nella ricerca sociale. Sono costituite fondamentalmente da una serie di elementi sulle quali poi, elementi che sono proposizioni, frasi, items, come vengono definiti, sulle quali ciascun rispondente deve esprimere il proprio giudizio. Che va, io l'ho riportata qui temendo che magari non sarebbe stata presentata, una scala che va dal totale disaccordo al totale accordo, una scala a 6 gradienti, cioè 6 valori, da 1 a 6 appunto. Ecco, forse tra parentesi, un piccolo difetto che si può attribuire alla presentazione del questionario in rete è la mancanza di una possibile ipotesi di spiegazione del significato di ciascun punto. Questo avrebbe reso un pochino più semplice la compilazione, però questa è una parentesi che chiudo subito, non voglio dilungarmi. Fra l'altro, scusate, la scala Likert non necessariamente a 6 gradienti, può essere a 4 come è stata fatta nella precedente sperimentazione, può essere a 5 con l'elemento intermedio, può essere a 7. Diciamo, quelle più utilizzate sono tra il 5 e il 6, ultimamente perlomeno. Anche da 10? Ah, bene. Diciamo, quella già la vedo più verso una Cantril come scala. Allora, come abbiamo operato? Io e il mio collega è Cristian Mastrofrancesco, che non è ancora venuto, poi con la collaborazione di due colleghe del nostro servizio, che sono Carolina Lonigro e Alessandra Luzzi. Comunque appunto abbiamo lavorato in questo modo. Intanto è stata effettuata una conversione dei punteggi relativi ai singoli item, operando verso una come dire, unicità della direzione semantica del giudizio. Quindi c'è stata una inversione dei punteggi relativi agli item che hanno una polarità semantica negativa. A quel punto significa che l'1 diventa il 6, il 2 diventa 5 e così via. È stata svolta un'analisi di affidabilità di ciascuna scala, che è costituita dalla sezione del questionario. Adesso purtroppo non ho un'immagine vediamo in seguito comunque con l'illustrazione delle singole macro aree che cos'è una sezione, in effetti una scala. Diciamo, è stata verificata la affidabilità di queste scale così come ci sono state consegnate dagli estensori del questionario, e l'affidabilità ha dato risposta sostanzialmente positiva, con qualche problemino sulla prima, cioè sulla A, che è quella che al test di affidabilità ha dato una sufficienza, ma non un livello decisamente buono. Comunque, diciamo, è andata.
E poi è stata svolta un'analisi dell'andamento di ogni singolo item, cioè considerato come se fossero tutte domande anche di per sé autonome, attraverso un'analisi della distribuzione di frequenza, è stata calcolata la media e la deviazione standard per ciascun item. Abbiamo anche operato una sintesi dell'informazione contenuta in ciascuna sezione, calcolando la media dei punteggi espressi da ogni singolo soggetto su tutti gli item costitutivi della scala. È stato fatto appunto un indice sintetico di scala che è dato dalla media dei punteggi appunto che sono stati attribuiti a ogni singolo item. È stata fatta anche una bozza, ma minimo, di bivariata, analizzando la distribuzione congiunta di singoli item e degli indici di sintesi della scala con le variabili strutturali ampliate dall'intervento dell'OIV, che hanno introdotto appunto un'articolazione maggiore delle variabili strutturali, soprattutto per quanto riguarda la qualifica, che si è rivelata variabile discriminante. Per semplificare, e anche per i numeri poi, per questo tipo di analisi della distribuzione congiunta è stata semplificata le modalità di risposta degli item in positivi e negativi, cioè accorpando per quanto riguarda i singoli item i punteggi dall'1 a 3 con le modalità negative, diciamo, tra virgolette, e da 4 a 6 quelle positive per quanto riguarda i singoli item. Per quanto riguarda l'indice di scala, è stato messo come elemento, diciamo così, di differenziazione il punteggio intermedio dell'intervallo teorico di variazione della scala, che varia da 1 a 6, ma appunto quello intermedio è 3,5, cioè minore o uguale a 3,5 abbiamo considerato un giudizio negativo e maggiore giudizio positivo, e questo ha consentito di fare quelle valutazioni. Dunque qui passiamo alle macro aree. La prima macro area, che è quella più completa, più complessa, anche più importante se vogliamo, sul benessere organizzativo, vedete questi colori che sono posti al lato delle singole sezioni, delle singole scale che costituiscono il concetto di benessere organizzativo. Vedete il verde, vedete il rosso e vedete anche il giallo. Noi abbiamo suddiviso, ovviamente un atto arbitrario, abbiamo detto che fino a 3,5 compreso abbiamo un giudizio negativo, abbiamo un giudizio moderatamente positivo da maggiore di 3,5 fino a 4 compreso, e positivo maggiore di 4 come valore, questo indice sintetico di scala. Per quanto riguarda il benessere organizzativo, appunto, nel complesso abbiamo un giudizio sostanzialmente positivo in ordine decrescente per quanto attiene a 6 temi che equivalgono alle sezioni o alle scale, quindi al tema delle discriminazioni, vuol dire che discriminazioni non ce ne sono, cioè un giudizio positivo nel senso che non sono registrate discriminazioni. La sicurezza, salute e stress da... Ah sì, beh, questo sì, si dovrebbe... La collega Diana ha giustamente detto il fatto del percepito. È chiaro che ci rivolgiamo sempre a ciò che è percepito dai rispondenti, fra l'altro. Ecco, io non parlerei di popolazione, ovviamente, ma neanche di campione rappresentativo, perché c'è stata un'autoselezione a causa della... come dire, chi non ha voluto non l'ha compilato, quindi noi potremmo avere anche risultati diversi. Quindi non si possono fare inferenze su tutta la popolazione. Quindi è un campione non rappresentativo, noi ci riferiamo ai rispondenti. Dicevo, sicurezza, salute e stress da lavoro, soddisfazione sul lavoro, senso di appartenenza, rapporti con i colleghi, ecco, e da ultimo immagine dell'amministrazione, che è in giallo in effetti, perché c'è qualche problemino, insomma, diciamo così. Giudizio invece sostanzialmente negativo relativo a 3 temi, che sono sempre in ordine decrescente: carriere, sviluppo professionale, contesto del lavoro, equità nell'organizzazione, che non a caso sono in rosso in questa rappresentazione grafica. Andando a vedere, ma qui devo accelerare, immagino, perché vedo che ho già preso troppo tempo, la prima delle scale, la scala sicurezza e salute sul luogo di lavoro, stress e lavoro correlato. Qui in effetti ci sono anche più dimensioni che sarebbero uscite fuori. Noi qui la consideriamo sempre come unitaria. La media dell'indice sintetico è 4,6, vale a dire è positivo sostanzialmente. Però, pur nell'andamento per lo più positivo dei singoli item, abbiamo la presenza di alcuni segnali
di avvertimento. Per esempio il 34,4% avverte situazioni di malessere, che poi saranno trattate, il tema del malessere sarà trattato abbondantemente nella relazione delle colleghe che seguiranno. Lo stesso 34,1% è insoddisfatto del luogo di lavoro, credete, anche cose un po' strane se vogliamo. Il 31,5% dichiara di aver ricevuto poco o per nulla informazione e formazione su prevenzione e protezione in materia di rischi sul lavoro. Il 28% ritiene poco o per nulla rispettato il divieto di fumo. Addirittura c'è un 22,4% che ritiene poco sicuro il proprio luogo di lavoro. Che è una, insomma, non è una cosa tanto tranquillizzante. E per quanto riguarda la B, io qui sarò ancora più rapido, perché la B è ancora più marcatamente positiva, lo testimonia la totale presenza del verde, ma con punteggi che si avvicinano al 6, che è la soglia massima teorica, e con una media del 5,3. È da segnalare una cosa però, che il 16,8% dei rispondenti segnala la presenza di ostacoli alla valorizzazione sul lavoro legati all'identità di genere, quindi l'item B04, con un'accentuazione però nel sottoinsieme femminile del campione, che per il 21,6% si esprime con un giudizio negativo, mentre si riduce al 9,9% tra gli uomini. Beh, ecco, siamo medi. Qui è una percezione che forse si rifà a un qualcosa di, a una sottostante realtà. E qui cominciamo un pochino, c'è qualche dolente nota. L'equità. L'equità è, abbiamo un indice al di sotto della sufficienza, l'indice medio. E se andiamo a vedere tra gli item c'è una... Scusate. Diamo un po' d'acqua. Ah, grazie. Facciamo un'azione positiva. Sì. Un po' d'acqua. Abbiamo alcune di queste voci che contribuiscono in maniera più rilevante all'accentuazione della negatività. Qui abbiamo una media di 2,8 per ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il 67% seleziona modalità da 1 a 3, ma la cosa da sottolineare è la relazione significativa con la qualifica, cioè presso i tecnologi la quota sale al 74,3%. Lo stesso processo lo abbiamo con la CO2, che non è il biossido di carbonio. Ritengo che C02, scusate, ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità. Qui l'equità non c'è per il 56,3%, ma presso i ricercatori la quota sale al 72,4% e presso i tecnici scende al 45,6%, cioè i tecnici si ritengono più equa la ripartizione, la equità nella distribuzione delle responsabilità. E un punto ancora più dolente è sulla carriera e sviluppo professionale. Qui abbiamo un 2,8 di media generale, la cosa che io voglio evidenziare è la D02. Carriera legata al merito, qui vedete, è evidente di per sé il grafico, senza bisogno di grandi commenti. Vedete, avevo forse qualche osservazione. Sì, dunque. E qui, appunto, senza bisogno di grandi commenti, vedete che c'è decisa percezione che la carriera è assolutamente svincolata dal merito, e così anche la chiarezza del percorso professionale è veramente oscura per moltissimi, cioè, quindi un percorso professionale chiaro non visto dalla maggior parte dei soggetti rispondenti. Un diverso risultato ci dà l'analisi degli item che riguardano il lavoro. Naturalmente c'è un grande ottimismo, una percezione molto positiva delle proprie competenze, vedete qui dal grafico sulla sinistra, in linea di massima l'andamento è coerente con questa percezione. Un pochino più di limitazioni invece di questo senso di realizzazione viene dato appunto dalla risposta specifica alle 0,5, per cui abbiamo una distribuzione un po' meno netta nella direzione positiva e qualche elemento di negatività, cioè questo un pochino limita questo, la rappresentazione generale del proprio lavoro. I colleghi, ecco, i miei colleghi,
qui ci sono due andamenti diversi. Uno è la media leggermente positiva, che sia dell'indice di scala, per cui poi appunto anche questo porta nella distribuzione dell'indice persona per persona, avere sempre una maggioranza che si esprime in modo sostanzialmente positivo. Andando ad esaminare gli item, abbiamo le modalità positive presenti soprattutto laddove si parla di relazioni dirette tra le persone, cioè relazioni umane, e un pochino meno, anzi direi molto meno, per le questioni che implicano l'organizzazione, che hanno qualcosa a che vedere con l'organizzazione. Vedete qui F02, mi rendo disponibile per aiutare i colleghi, e qui c'è la risposta totalmente positiva. Invece, quando si chiede se l'organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare, e qui vediamo che l'andamento è più tormentato, è più contrastato, abbiamo più o meno un'equivalenza fra le due parti. Il contesto del lavoro ritorna negativo soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi agli investimenti sulle persone da parte dell'ente, che sono percepiti più negativamente. E quello che io adesso mi limiterò a sottolineare è la differenziazione significativa in relazione alla qualifica d'appartenenza. Vedete qui in questo diagramma a barre, dove si vede che chi vede in maniera più negativa il fatto che l'ente spenda per investire sulle persone, sulla loro crescita, è visto in maniera estremamente negativa soprattutto da parte di ricercatori e di tecnologi, anche gli altri, qui abbiamo una predominanza del giudizio critico, però prevalentemente, in modo più accentuato, in maniera significativa, da parte dei ricercatori e dei tecnologi. Per il senso di appartenenza, è discreto, si può trarre un senso di un discreto senso di appartenenza all'istituto. La media dell'indice aggregato è maggiore della soglia che avevamo stabilito, è anche maggiore della soglia gialla, quindi è un verde, diciamo così, però con qualche problema anche qui, nel senso che c'è un senso di appartenenza positivo, che però è in parte messo in discussione, a mio parere, dal fatto che c'è una quota consistente, che è pari al 37,8%, di persone che, questa parte qui, che comunque, se potesse, cambierebbe ente. Perché in questo caso il grafico è rimasto nella forma originaria, cioè non è stato invertito nei punteggi, per cui qui abbiamo i punteggi positivi in questo caso e qui abbiamo i negativi, mentre qui si mantiene l'altro andamento. L'altro andamento, anche che comunque vedete, anche se qui i valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali, quindi abbiamo avuto anche qualche dubbio sul significato di questa cosa, però non voglio entrare nel merito dell'item, forse bisognerebbe provare a formularli in maniera più autoreggente, come dire. Qui abbiamo una quasi equivalenza delle due parti, cioè qui abbiamo un 47,3 sulla sinistra, le prime due modalità, e un 52,7 sulla destra, cioè il lato del positivo. E notate bene che è un moderatamente positivo il valore modale, il punteggio 4, diciamo, io lo interpreterei come un moderatamente positivo nella scala di Likert. L'immagine della mia amministrazione è sostanzialmente buona, anche se non con un punteggio entusiasmante. Non ho riportato qui il grafico, ma c'è una diminuzione delle risposte positive man mano che si passa dall'immagine che all'ente presso i miei familiari, diciamo così, e quando si arriva alla gente in generale, che è probabilmente a ricondurre al fatto che tra i rispondenti è diffusa l'idea che l'ente stesso abbia un bisogno notevole di farsi conoscere meglio attraverso canali mediali, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione di massa. E passando alla seconda macroarea, e alle altre macro aree, qui vedremo molto rosso presente, cioè il grado di condivisione del sistema di valutazione delle prestazioni. Abbiamo appunto un giudizio non entusiasmante, non certo positivo, sia sull'organizzazione, sia sulla valutazione delle performance, sia in generale sul funzionamento del sistema. Accelero un pochino. E per quanto riguarda l'organizzazione, vedete qui, profondo rosso, diciamo dal 2,4, conosco le strategie della mia amministrazione. E qui c'è anche una cosa curiosa,
che il, qui abbiamo un punteggio di 2,4, ma la cosa che diciamo intanto ci colpisce è che c'è una connessione significativa con le qualifiche, come al solito, cioè l'83,8% di tecnologi e l'87,2% dei ricercatori non dà un giudizio positivo, non conosce, in pratica dice non conosce le strategie della propria amministrazione. Ma la cosa che è ancora più sorprendente è che il seppur esiguo campione autoselezionato dei dirigenti si esprime con 5-3 in questa direzione, cioè praticamente 5 dirigenti su 8 dicono che non conoscono le strategie della propria amministrazione. Questo ci ha un po' colpito a noi come lettori dei dati. La stessa cosa si ha con condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione. D'altra parte è comprensibile, dopo aver visto che non li conoscono, il condividere non è possibile se non si conosce. Ma passiamo rapidamente agli altri. Le mie performance, anche qui abbiamo un giudizio sostanzialmente negativo, con una differenziazione qui illustrata quella relativa alla chiarezza degli obiettivi e risultati attesi dell'amministrazione con riguardo al mio lavoro, dove qui vedete, mentre c'è per quanto riguarda non so se si legge, gli amministrativi, i tecnici che sono questi, con la freccetta si riesce a evidenziare, sì, amministrativi, gli stessi ricercatori e i dirigenti esprimono un giudizio sostanzialmente positivo, cioè sono chiari gli obiettivi con riguardo al proprio lavoro, mentre per i tecnologi c'è un giudizio decisamente negativo. No, ma anche i ricercatori, scusate, ho letto male, ho visto anche i ricercatori, però ancor più i tecnologi. Sono andato troppo avanti. Per quanto riguarda il funzionamento del sistema, lo stesso, abbiamo qui un grado di soddisfazione negativo, ho finito, quasi finito, praticamente sono alle ultime diapositive, è che non leggevo bene questa cosa. E allora, qui abbiamo la media che è del 2,7, già abbastanza autoevidente. Faccio notare che c'è un 2,0, la mia amministrazione premia le persone capaci che si impegnano, che fa da pandan con l'altra affermazione che avevamo già commentato prima. Qui c'è anche un giudizio critico sull'illustrazione del sistema di valutazione delle performance, i risultati della valutazione mi aiutano a migliorare, ma forse anche perché ci sono un coinvolgimento limitato delle persone. Il terzo punto, valutazione del proprio superiore gerarchico. Qui in termini generali noi abbiamo un giudizio abbastanza positivo, nel senso che anche se c'è l'area gialla, perché da una parte il proprio superiore gerarchico viene giudicato come figura tecnicamente competente ed è abbastanza diffuso e unanime, che è poi sostanzialmente propenso ad ascoltare e comprendere le necessità e i bisogni del dipendente, però si trova un po' più in difficoltà quando si tratta di esercitare il proprio ruolo gestionale, manageriale, e quando deve affrontare criticità e conflitti. Andando nella sezione O, che articola questo, e sono le ultime due, abbiamo quasi finito, vedete l'indice qui è più positivo, anche se ci sono quei due punti in rosso, e quelli che toccano l'organizzazione, cioè gli aspetti manageriali, mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi, riesce a motivarmi a dare il massimo del mio lavoro, mentre per quanto riguarda la relazione umana è tutto estremamente positivo, è verde, diciamo. L'ultimo punto delle scale riguarda il mio capo e l'equità. L'agisce in equità è una posizione intermedia, un giudizio controverso, appunto il P01 e il P02, e sulla capacità di gestione dei conflitti, invece il P04 esprime quella stima che abbiamo già sottolineato sul piano sia della competenza che del valore personale. Un ultimissimo punto riguarda la macroarea 4, cioè quella aggiunta. Io non parlerò delle priorità perché non ce n'è il tempo, ma tornano anche con quel che si dirà tra poco. Mi riferisco alla domanda aperta, la numero 17, e qui concludo molto rapidamente. Ci sono stati 104 rispondenti, vale a dire poco più del 16% del campione complessivo. Noi abbiamo svolto un'analisi
si è costituito un corpus testuale, è stata svolta un'analisi del contenuto, una primissima analisi del contenuto, e ha portato a individuare tre tipi di osservazioni, considerazioni e suggerimenti. Una prima di valutazione complessiva del questionario, su cui non dirò niente, cioè nel senso che se il questionario era una priorità, si è fatto bene, si è fatto male, dei giudizi sull'operazione rilevazione. Il punto che abbiamo chiamato, l'area che abbiamo chiamato B, sono suggerimenti, osservazioni, considerazioni che non sono contemplati esplicitamente nel questionario. Poi, come vedremo, li riporto nella diapositiva prossima e sono in nota sotto. Chi vuole invito a leggere il testo. Il punto C, che invece fanno riferimento alle voci e alle sezioni costitutive del questionario, che sono state oggetto di codifica e anche di conteggio delle occorrenze di ciascuna. E qui, ecco, va detto che, e qui concludo, tra le osservazioni del tipo B, cioè quelle nuove rispetto a quelle che sono le proposte interne esplicite, e quelle del tipo C, cioè classificate e ordinate sulla base delle occorrenze, noi abbiamo fatto una tabella che troverete nel rapporto, è possibile evidenziare dei riscontri, dei reciproci punti di congiunzione. Cioè, una delle cose del punto B era la scarsa trasversalità dei dipartimenti, che era molto ricorrente, corrisponde con il primo posto nella C all'inadeguatezza della circolazione delle informazioni all'interno dell'ente, che abbiamo visto già negli item, e al terzo la percezione che l'organizzazione lo spinge a lavorare in gruppo e a collaborare. Poi la nebulosità del ruolo istituzionale dell'ente, esplicitamente detto da qualcuno al di fuori dello schema, appunto, categoria B, e corrisponde al secondo posto, in C, la segnalazione che molti dipendenti non hanno ben chiare le strategie dell'amministrazione. Ultimo punto, la mancanza di una chiara caratterizzazione dell'istituto, corrisponde con un decimo posto, sempre quindi fra i primi, proposte di intervento per incrementare la chiarezza degli obiettivi e dei compiti. Esigenze che fanno da pendant con altri aspetti ritenuti problematici dai rispondenti alle risposte aperte o carenti, vale a dire carenze nella formazione e l'aggiornamento del personale, che stanno al quinto posto, e valorizzazione del personale, sesto posto. Qui mi fermo, scusatemi per avermi dilungato un pochino, grazie per l'attenzione. Allora, grazie a Manlio che con estrema semplicità ci ha restituito una complessità di informazioni veramente, veramente significativa. Io ora, su richiesta della professoressa, propongo un'inversione dell'ordine degli interventi, cause, treni, collegamenti e quant'altro. Causa Poletti, Ubi Maior. E quindi anticipiamo l'intervento della professoressa con quello della dottoressa Medici. Una piccolissima cosa a chiosa dell'intervento professore di Manlio. Questo è mio, grazie. In estrema sintesi, Manlio già ha accennato quelli che saranno indicati successivamente come punti che saranno oggetto delle azioni di miglioramento. Per quanto riguarda, ma questo lo approfondiremo in chiusura, nelle indicazioni per l'amministrazione, il discorso della valutazione dovrà tener conto del contesto che ha visto effettivamente destinatari concreti della valutazione, non le persone che ne hanno manifestato le maggiori perplessità, perché in realtà oggetto di valutazione effettiva sono state solo il personale dirigente, però ci soffermeremo su questi punti nell'intervento conclusivo delle indicazioni di miglioramento per l'amministrazione. Prego, professoressa. Allora, come si fa? Così? No. Così però. Ah, ecco, benissimo. Allora, niente. Ecco. Allora, intanto grazie di questo invito, io riconfermo sia a De Bernardis che alla Porta, direttore generale e presidente, anzi presidente e direttore generale, la disponibilità naturalmente a lavorare, perché il felice incontro con Maria è stato propedeutico per poi, come posso dire, calare questa esperienza rispetto a un percorso molto tortuoso che dall'anno scorso ad oggi
è stato in una qualche maniera il nostro, coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni coinvolti in questa, come posso dire, rivoluzione. Ascoltavo con grande, come posso dire, interesse l'intervento così politico del presidente, così politico dell'amministratore delegato e così tecnico del, diciamo, del sia del dottore che avevo già conosciuto che del professore, professore credo perché ho sentito che aveva una terminologia di addetti ai lavori molto cattedratica. Comunque va bene, perché io quando devo, come posso dire, trasmettere ai miei alunni, visto che io insegno diritto del lavoro, faccio le stesse identiche, come posso dire, strategie, adotto le stesse strategie. Per cui io devo dire la verità, ho preparato una relazione come al solito, perché come noi, ecco noi, quindi l'ho già data a Maria, però la rivoluziono completamente perché… Se io avessi avuto, lo dico questo per il proseguio dei nostri rapporti, visto che il direttore generale mi ha detto proseguiamo e collaboriamo, per il proseguio dei nostri rapporti avere il materiale prima significa fare di necessità virtù quello che ti dicono i capi, ma però avere un minimo di idea di cosa vai ad ascoltare per portare un contributo, perché sennò diventa sempre e solo dei convegni nel quale poi mancano gli interlocutori primari. Io vi ringrazio di questa attenzione e presenza mentre porto il mio contributo, e però devo dire che chi è quindi il vertice, diciamo, dell'ISPRA dovrebbe in una qualche maniera dedicare mezza giornata di attenzione ascoltando non solo lo studio che è stato fatto sui vostri 800 risposte, che io già reputo già significative queste 800 risposte, ma sui 104 consigli, istruzioni per l'uso che sono state individuate e su invece quello che è la fotografia dell'ente, che è una fotografia non diversa dagli altri enti, attenzione, non diversa, perché se io vado al CNR, se io vado al come mi è successo, il CNEL poi non ne parliamo, adesso che lo hanno in una qualche maniera massacrato, quindi se io vado in giro, come vado in giro, invitata ad ascoltare quello che è stato il percorso faticoso fatto dagli OIV e dai CUG, e ringrazio la dottoressa della Lombardia che prima mi ha detto meno male che avete fatto questa legge, è vero, abbiamo fatto questa legge e abbiamo cercato di razionalizzare gli organismi di parità, però devo anche dire che questa legge fa una fatica terribile ad andare avanti, intanto perché a livello nazionale ci abbiamo avuto un cambio di interlocutore ministeriale talmente veloce che non hanno neanche capito spesso dove erano e cosa dovevano fare i ministri. Nel senso che io ho cominciato a lavorare con, come posso dire, tanti anni fa, con Nicolais della pubblica amministrazione, stiamo guardando molto indietro, e ho visto vari ministri occuparsi della materia della riforma della pubblica amministrazione fino ad arrivare al 150 e quindi con Brunetta, e aver messo in pista questa, raccogliendo anche la, diciamo, il collegato al lavoro e quindi la modifica dell'articolo 21 che ha introdotto appunto questa, come posso dire, nuova razionalizzazione degli organismi di parità, che io mi auguravo fosse fatto anche nel privato e negli altri ministeri, perché questa confusione, oggi voi mi chiedete di parlare di razionalizzazione e riorganizzazione degli organismi di parità, questa confusione totale che c'è nel chi fa che cosa e chi rappresenta chi, e questa medaglietta che danno sistematicamente agli organismi di parità: io vi do una sede, un posto, vi metto dentro una legge e poi vi do anche dei compiti come quello di oggi, però poi io non ascolto, vertice della pubblica amministrazione, io non ti ascolto, ti premio, ci metto i soldini, premio i ricercatori che comunque utilizzano risorse pubbliche per fare i questionari,
Il mio percorso, lo devo dire con grande franchezza, è stato di incontro immediato con la Civite, di una confusione totale, per esempio, per quella che era la messa a punto delle delibere della Civite. Io mi sono trovata in un momento nel quale il professor Inna, Luciano Inna, mi chiede a me come doveva lui individuare i criteri per la valutazione della performance di genere, sapendo che io a gamba tesa ero entrata nella Brunetta chiedendo che la valutazione della performance fosse fatta anche in dimensione di genere. Per cui questa, diciamo, la delibera 22 non ha fatto grandi cose, ha preso un po' di intuizioni che noi avevamo come Ministero del Lavoro, felicemente, perché io devo dire che quando io ho lavorato con Sacconi, ho lavorato con Fornero, ho lavorato con Giovannini, che prima qui veniva richiamato come colui che ha preso il volo per diventare ministro partendo dall'Istat. Devo dire che la verità è che la confusione normativa ripetitiva, barocca, che ogni ministro ha voluto porre in questa stagione, nella quale tutti invocano le riforme, la semplificazione, è veramente una cosa ancora molto complicata ed è in itinere, perché in questo momento, scusatemi, ma il problema delle audizioni in commissione Senato ce l'abbiamo tutti, ci ascoltano. Io ho avuto la commissione Senato l'altro giorno sulla delega alla riforma, diciamo, degli ammortizzatori sociali, la riforma di quello che sarà il mercato del lavoro, i regimi contrattuali e se volete anche le pari opportunità, quindi le politiche di pari opportunità nell'accezione più ampia, però non solo tra uomini e donne. Quindi anche noi siamo andati alle audizioni, abbiamo dato i nostri suggerimenti di contenuto, perché quando abbiamo fatto l'incontro con la Civite, e allora c'era ancora il dottore, con Bianconi e il presidente, dicemmo, ma poi c'è stato tutto il trambusto estivo, Civite sì, si tiene la trasparenza, cosa si tiene la Civite, cosa va all'ANAC, cioè, ecco, magnifico, quindi noi saremo in un contesto nel quale facciamo tesoro delle risorse spese in questa fotografia molto lucida e anche molto, come posso dire, verace, scusatemi la parola, ma è così, per cui non nascondiamoci il malessere, o comunque non diciamo che non c'è, come posso dire, la percezione, anche questa parola secondo me è assurda, perché non si percepisce, si sente sulla propria pelle, lo si sente dentro il malessere, perché c'è molta confusione e c'è naturalmente il desiderio che il tuo lavoro sia utile, non necessario, indispensabile, ma utile, per andare a casa la sera e avere un minimo di soddisfazione. Allora, io credo che questa indagine vostra oggi vi consegni, come posso dire, dei suggerimenti che avrei voluto che ci fossero qua i direttori, soprattutto il direttore generale, perché il presidente ha fatto delle raccomandazioni che io capisco, sono le stesse raccomandazioni che faccio io al mio ministero, perché anch'io ho fatto l'indagine sul benessere organizzativo. L'abbiamo fatto ancora prima che venisse fuori il modello vostro, e l'abbiamo fatto con la presunzione, diciamo, di poter essere abbastanza significativi rispetto a un ministero che è un grande, enorme ministero, dove naturalmente la dirigenza è molto, come posso dire, presente, mentre i ministri vanno, i dirigenti rimangono. Quindi altra cosa da tenere sempre presente: i dirigenti rimangono e i dirigenti sono la continuità. E i dirigenti, però, se non hanno ben compreso o non hanno l'indirizzo politico da quelli che sono i ministri, è chiaro che si muovono in maniera autoreferenziale, quindi ognuno a cascata ha una specie di spezzatino di insalata russa
Quindi alla fine il problema di darsi una, come posso dire, una rappresentanza a sistema, come chiedeva, invocava il Presidente, è chiaro che questo dà un taglio netto a quelle che sono le discrezionalità che purtroppo invece vivono nel decentramento delle funzioni, la discrezionalità e quindi, come posso dire, l'autoreferenzialità delle varie strutture, se non c'è un organismo politico che chiarisce ai ricercatori che fanno ricerca, ma devono fare ricerca non per se stessi, ma per l'azienda per cui lavorano, perché se no ogni ricercatore esprime le sue opinioni e naturalmente viene fuori un caos totale. Allora, in un ente come il vostro, che è soggetto a razionalizzazione, che è soggetto a, come posso dire, a tagli, perché diciamocele queste cose, sul versante del, a questo punto, sul versante della efficienza e sul versante della produttività, quando parliamo di valutazione delle performance, dobbiamo cercare di aver chiaro quali sono i criteri di valutazione delle performance e di condividere, ecco perché lo sforzo che ha fatto l'OIV e il CUG insieme in questi anni è prezioso, prezioso. E io se vado a vedere, ne vedo pochissimi di CUG che hanno fatto questo sforzo insieme agli OIV, perché gli OIV fanno un percorso e i CUG ne fanno un altro, mentre invece non solo la norma e quindi la Brunetta per dirci ci diceva che bisognava che collaborassimo, ma le indicazioni, come posso dire, a cascata, che sono poi venute dalle varie direttive, ci avrebbero dovuto suggerire questa, diciamo, questa strategia da adottare, perché ci semplificava anche e soprattutto ci corresponsabilizzava e soprattutto ci metteva in grado di scegliere in maniera consapevole quali erano i criteri di riferimento per la programmazione della performance, l'individuazione degli obiettivi e quindi la valutazione della performance, che in dimensione di genere non è stata fatta. Allora cosa abbiamo fatto noi dentro al Ministero del Lavoro? Mi ha chiamato il Ministro, mi ha chiamato il Direttore Generale della BIPLO, che è la Direzione Generale del Personale, mi ha detto: cara Servidori, mi formi per favore i miei dirigenti di prima e seconda fascia? Perché sulle pari opportunità e sulla valutazione della performance di genere abbiamo bisogno di, in poche ore e non in 800 ore, 500 ore, in poche ore, alias 16 ore, più mi hanno messo vicino la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 4 ore di un grande comunicatore, che però non c'entrava niente con le pari opportunità, per cui siamo arrivati a fare un corso ottimo, ottimo, perché chiaramente le persone che hanno fatto il corso, e abbiamo formato i formatori, i quali formatori affiancano adesso i dirigenti per la valutazione di performance in dimensione di genere. Uno schema molto pulito, che io avevo suggerito di adottare anche alla Bianconi, nonché il presidente della CiVIT, e che la presidente, e che è andato a finire nel dimenticatoio, penso, ma almeno l'obiettivo di formare i nostri dirigenti, dandogli riferimenti per la valutazione delle performance in dimensione di genere, in una ente come il vostro, che è alla maggioranza donne, ma anche il Ministero del Lavoro alla maggioranza donne, anche il Ministero del Lavoro alla maggioranza donne, la questione del benessere organizzativo, della possibile, come posso dire, conciliazione e della produttività e della, come posso dire, coinvolgimento o comunque di una condivisione di alcune, anche, come posso dire, piccole modifiche organizzatorie, uscendo dallo schema della rigidità dei sindacati, che spesso ci hanno ingabbiato, ci hanno ingessato dentro a una politica, diciamo, decentrata della struttura, che se non mettevi mano all'accordo con i sindacati era inamovibile. Allora,
assumendosi la responsabilità, alcuni orari di flessibilità, alcune convenzioni, per esempio, con il territorio, alcune, come posso dire, modalità che non erano sicuramente paragonabili al, come posso dire, maggiordomo aziendale della Luxottica, ma che però poteva essere adottato anche dentro il Ministero del Lavoro per agevolare il, diciamo, la flessibilità lavorativa e quindi fare in modo che si potesse tenere conto anche dei carichi di lavoro che avevano i vari colleghi e le varie colleghe nella valutazione della performance, perché questa è la verità. Questa, allora, le persone sono in carne ed ossa e quindi hanno chiaramente una serie di, come posso dire, vite diverse. Ecco che allora a questo punto il discorso vostro è quello, naturalmente, di pretendere, secondo il mio parere, poi vi ripeto, i suggerimenti per la, come posso dire, la questione, la valutazione delle performance di genere e la lettera che ho mandato non più tardi di 4 giorni fa a Renzi, a Madia e a Poletti, ve l'ho allegata, perché chiedono tutti a me come io razionalizzerei gli organismi di parità. Abbiamo una marea incredibile di organismi di parità, abbiamo uno spezzettamento delle risorse, abbiamo una diversità di trattamento, mentre nella pubblica amministrazione abbiamo i CUG, nel lavoro privato non ci sono i CUG, quindi ci sono le commissioni, i comitati anti-mobbing, c'è di tutto e di più, quindi abbiamo un dipartimento pari opportunità che non, in una qualche maniera, non fa da coordinamento nonostante la legge, quindi il codice di parità gliel'ha consegnato la Presidenza del Consiglio attraverso il codice di parità e quindi il 198, il compito di coordinare gli organismi di parità. Quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di un coordinamento, perché anche negli strumenti che si adottano in organismi complessi come il vostro e che dovrebbero essere, come posso dire, la carta d'identità proprio per la specificità del vostro mandato, del vostro ruolo, no? Di un paese civile, di un paese attento, di un paese che in una qualche maniera fa dell'ambiente, della qualità della vita, del benessere organizzativo. È come quando parliamo degli esodati e non andiamo a pensare invece ai dipendenti, agli ispettori del lavoro del Ministero del Lavoro, quali è stato tagliato le missioni, è stata tagliata la benzina per andare a fare le ispezioni, vengono prese a botte, perché in questo momento, quando lo chiedono alle aziende di regolarizzare il lavoro nero, vengono menati. E allora voi capite che quando si parla di lavoratori esterni ed interni e che compongono comunque la vostra azienda, il vostro ente, è chiaro che voi dovete in una qualche maniera cercare di ottimizzare quello che vi è stato consegnato oggi, assumere una responsabilità maggiore di quello che non è stato fatto fino adesso, perché io mi auguro che qualsiasi, come posso dire, rivoluzione, razionalizzazione e di un ente come il vostro, che abbia un'identità, che abbia una compartecipazione, da quello che ho capito del Presidente, non si può pensare di avere una sovranità nazionale. Ho già capito che le cose qui sono già cambiate, quindi non è che ognuno ha una sovranità da difendere, dovrà essere, come posso dire, generoso e accogliere una partecipazione in una riformulazione di quelli che saranno, come posso dire, gli obiettivi per razionalizzare la spesa pubblica, per cui su alcune, come posso dire, alcune abitudini, alcune strutture che abbiamo, non c'è più spazio per ricerche, per esempio, per indagini, per convegni, cioè non è solo questo, è un problema proprio ormai di dire: ne abbiamo fatti moltissime, abbiamo moltissimo capitale di ricerche, di studi, intanto il mondo è cambiato, il mercato del lavoro è cambiato, la spesa pubblica va in una qualche maniera tagliata, perché così siamo già fuori, e quindi è chiaro che l'intervento del Presidente, del Direttore Generale, dice: voi mi avete, il Direttore Generale, mi avete riconfermato la fiducia, il Presidente dice: io sono il Presidente di un organismo che comunque andrà comunque
come posso dire, rivisto nelle sue funzioni, nelle sue strategie, vi chiedo di collaborare, perché è lo stesso problema che ho io, nel senso che ognuno, ogni persona che è investita di un ruolo viaggia per i fatti suoi, quindi le strutture regionali viaggiano per i fatti loro, le strutture provinciali viaggiano per i fatti loro, cioè, ed è una dispersione, anche perché si fa una gran fatica a dare un'identità al ruolo. Se tu hai un'identità e hai un ruolo che è utile, non indispensabile, necessario, è utile al bene comune, è chiaro che in questo momento devi dimostrare che tu fornisci, come posso dire, un elemento di aiuto, di crescita e di, come posso dire, di anche sviluppo, perché questo è un paese nel quale evidentemente, se ascoltiamo i ricercatori che si lamentano perché non sono stati, se guardiamo le linee guida del MIUR, se guardiamo le linee guida dell'economia, quante volte noi come Ministero del Lavoro ci troviamo ad aver stanziato risorse per quella cassa integrazione, quel blocco di lavoratori, arriva l'economia e c'è l'Italia dalla mattina alla sera. Quindi è evidente che poi tu puoi avuto l'ordine dall'economia di tagliare sul personale. Quindi, se parliamo di pari opportunità, se parliamo di benessere organizzativo, se parliamo di questionari, se parliamo di valutazione delle performance, io chiedo, e poi penso, purtroppo non riesco a ascoltarlo il collega, ma mi auguro che ci sia, come posso dire, una convergenza tra chi ha come ruolo istituzionale di dare degli elementi, anche dei criteri semplici, semplici, di facile comprensione, di facile misurazione alle persone in carne ed ossa per la valutazione della performance, e quindi in qualche maniera riconoscere, ecco, che questi sono momenti anche importanti per i propri, per le proprie, per le persone di quell'ente, e che ognuno la smetta di lavorare per i fatti suoi, cioè in maniera separata, perché questo modo di lavorare è incomprensibile ormai, è inaccettabile, perché ha prodotto dei mostri. Ha prodotto dei mostri nel fatto che la fotografia, quello che è l'identità sia di una pubblica amministrazione che di enti che sono comunque collegati alla pubblica amministrazione, viene vissuta dall'esterno in un momento di grande difficoltà economica come enti che in una qualche maniera non hanno un ordine, non hanno un collegamento, non hanno un'armonia tra di loro, reciprocamente non si aiutano a sostenere un percorso nel quale noi abbiamo in questo momento chi comunque provvederà a razionalizzare la spesa. Allora, meglio essere consapevoli, meglio capire prima, condividere. È stato bello, ma non è più quello. Questa è la cosa da dire adesso alle persone in carne ed ossa. Non c'è più possibile fare convegni. Bisogna fare e razionalizzare e ottimizzare molto di più le giornate di studio, consegnare e pretendere ai nostri dirigenti, come faccio io col ministro, perché io faccio delle grandi anticamere col mio ministro, però poi il mio ministro mi ascolta, perché alla fine gli dai in cambio, come posso dire, materiale utile per cambiare passo. E quindi di fatto il problema vero è che oggi uscite con una fotografia, dei suggerimenti, quello che sarà comunque una contrattazione aziendale prossima vostra, l'avrete, giusto? Per cui penso, immagino, l'avrete? Come? Ecco, questa per esempio è utilissima, per esempio, capire in materia di salute e sicurezza. Noi abbiamo fatto moltissimo come consigliere di parità, e anche questo è tutto sempre sul sito. Come consigliere di parità non solo abbiamo partecipato alla commissione consultiva e abbiamo dato suggerimenti alla conferenza Stato-Regione per cosa immettere dentro ai moduli di formazione per le imprese, sia per i capi personali che per gli ADT, per gli operai, per le persone che… perché la valutazione dello stress lavoro correlato, che è una dimensione del mobbing,
sul quale non abbiamo una legislazione, perché abbiamo 49 testi di legge sul mobbing, ma non abbiamo una legislazione, abbiamo delle sentenze, quindi si può solo ricorrere, no? A quel tribunale, a quella sentenza per quel territorio, ma non fa giurisprudenza a 360 gradi. Quindi anche la partita del mobbing è delicatissima, perché ha un'impostazione civilistica, ma dovrebbe andare sul penale, ammesso che la legge sulla trasparenza, che abbiamo avuto di recente, che ci dobbiamo comunque in una qualche maniera gestire strada facendo, la legge sulla trasparenza, non dia assicurazioni a chi coraggiosamente si assume la responsabilità di denunciare quella, diciamo, quello scorretto comportamento, sia tutelato, perché tu non trovi mai nessuno che ti affianca nel momento in cui tu osi denunciare un comportamento scorretto, o comunque ancora di più rispetto alle vicende che oggi viviamo, che ci svegliamo la mattina con e andiamo a vedere chi dei colleghi con cui lavoriamo è stato rinviato a giudizio, cioè siamo a un livello ormai di, come posso dire, di paura, paura. Allora, io vi chiedo solo questo, vi chiedo e do la mia disponibilità a fare un percorso insieme con Maria, che Maria è una preziosa, la nuova presidente, la presidente del Review, che comunque non va, guardi presidente, ex. Non si va mai in pensione, cioè avanti i giovani, ma i bravi maestri, quelli che hanno un'impostazione non troppo verbosa, ma sintetica, essenziale, che può dare, sono sempre fondamentali. Come dico con alcune mie consigliere, noi non le mandiamo in pensione, le teniamo, facciamo come i cricetti, le mettiamo dentro alla gabbietta, perché alcune brave persone abbiamo bisogno di averle, e ci sono persone che hanno una visione e un'esperienza straordinaria. Quindi questo CUG è nato perché l'ha voluto Maria, ha trovato il consenso con una serie di colleghi e colleghe. Questo IV ha funzionato ed è stato uno dei pochi che ha dato la valutazione delle performance in tempo reale e non l'anno dopo, nonostante eravamo indietro di un anno. È vero, dottoressa? Sempre per queste cose. È vero, professore? Ecco, quindi, allora, diciamo che se vogliamo impostare un lavoro con anche l'organismo che cambierà, dice il dottore, ma adesso aspetteremo, vedremo, tanto noi facciamo di necessità virtù, possiamo andare avanti, sì, infatti, sì, infatti non si sa, no, a me hanno detto il 17, sì, me l'hanno detto ieri sera perché mi hanno detto appunto che il 17, comunque va bene, 13-17, ore, ecco, impostiamo insieme dei percorsi che ci possono aiutare, perché io mi occupo di pari opportunità, ma mi occupo anche di discriminazione sul lavoro, di salute e sicurezza, importantissimo, di trasparenza, per cui chiaramente, e naturalmente di organizzazione del lavoro, nell'accezione nella quale, se noi pensiamo di poter organizzare il lavoro in maniera tale da poter conciliare, come posso dire, tempo di vita e tempo di lavoro con piccole modifiche che consentano però di essere più produttivi e di essere, come posso dire, maschi e femmine. Il suggerimento che ho dato in questo momento, per esempio, è sta andando in delega, è quello di, per le aziende private, usare la bilateralità o il fondo di produttività per essere di sostegno al reddito, il premio di produttività per essere di sostegno al reddito a quei lavoratori, a quelle lavoratrici che hanno bisogno di maggiori permessi rispetto a quello che prevede la norma per i congedi parentali. È una delle iniziative che può aiutare in questo momento, perché la bilateralità in alcune aziende è solo usata solo per la formazione, quando invece il congedo parentale è un'emergenza, congedo per stare dietro ai propri figli, ai propri nonni, ai propri genitori,
Cioè, voglio dire, è una delle emergenze. E allora le aziende non gli puoi chiedere di mettere fuori più soldi e devi usare naturalmente quei fondi che già esistono. E l'altra cosa è il fondo, il famoso diciamo, articolo 8 di quella legge che tre agosti fa ha portato tanta confusione, che era appunto il salario di produttività. Quelle aziende che applicano orari di lavoro e organizzazione del lavoro diversa, ma che consenta alle persone una flessibilità, hanno esenzione, aiuti, diciamo, in termini fiscali, e quest'anno è stato stanziato la bellezza di 850 milioni per questo. Quindi sono tutti modelli organizzatori che hanno anche naturalmente dei riferimenti economici che in questo momento bisogna conoscere. Allora, la conoscenza è data anche dal fatto che una persona deve sapere cosa c'è in pista, deve capire quali sono le norme che regolano comunque il welfare aziendale, che regolano comunque il mercato del lavoro, che regolano comunque questo momento di transizione di un processo che andrà sempre di più a razionalizzarsi, perché ricordatevi che i contratti a termine e l'apprendistato saranno in queste ore materia di delega, come lo è appunto in Commissione Senato, e introdurrà delle modifiche per le quali ci si augura che una certa, come posso dire, dinamica del mercato del lavoro si possa rimettere in moto. Ecco, tenendo conto che, e io non so se voi siete stati coinvolti o meno, ma per esempio nella Garanzia Giovani, quel progetto che è partito da un accordo con l'Unione Europea per introdurre attraverso l'apprendistato dei giovani e ha un respiro di un anno e mezzo, va concordato con le regioni i percorsi di inserimento al lavoro. E quindi noi abbiamo bisogno naturalmente di produrre e di affiancare le regioni, perché su alcune materie, appunto, alcuni profili professionali richiesti da alcuni ambiti e sul quale noi non abbiamo l'offerta, perché non abbiamo creato, abbiamo massacrato alcune scuole professionali, abbiamo creato tanti ingegneri e tanti medici, ma pochi tecnici, per esempio, pochi tecnici, dobbiamo aiutare anche a fare questo salto. Quindi è un salto che si cerca di fare sia col ministro Poletti, sia con la ministra, come si chiama, quella del MIUR, che non rimuovo i nomi io, e Gelmini, e Giannini. La Carozza era la precedente. La Carozza. Ma vedete, cioè, si fa una gran fatica. Però sono, come posso dire, un lavoro che possiamo fare insieme e tracciare, come posso dire, delle priorità, vedere che cosa possiamo ottimizzare sulla base del lavoro che avete fatto. Scusate, io devo andare veramente perché dovevo intervenire un'ora fa. E di fatto devo correre prendendo la metropolitana e andare verso via Veneto, dove spero di poter vedere il ministro per cercare di capire che cosa dobbiamo fare questa settimana, perché tanto noi lavoriamo così, no? Lavoriamo così. E meno male che c'è una prospettiva di lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Io comunque ci sono. Non sparite. Inviterei al tavolo sì, il CUG e anche il dottor Lenzoni. In maniera che facciamo un... Sì. Dunque, questa te la lascio perché... Adesso le vediamo il materiale. Presto il cuscino. Tantissimo, come ha detto il Presidente. Leggerò quello che dite, giuro che lo leggo. Ma mettiamo anche la parte più estesa, perché noi abbiamo una parte superiore. Io leggo e studio su cartaceo, perché perfetto. Odio leggere. Anch'io. Guardi. Leggo e studio su cartaceo. Anche noi, non ci vedo. Vai tu. Mi dispiace di andare via, ma abbiamo sì, grazie. Sì. Prego.
Allora, buongiorno a tutti. Dopo l'intervento così ampio della consigliera, ritorniamo un attimo su all'interno all'interno. Vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Sì, no? Io le devo dare da subito i saluti di Raffaele Cantone. Ah, bene, va bene. Poi andrò sul sito a vedere questa nuova. Ci deve aiutare i dati nazionali. Abbiamo 30.000 questionari di tutta Italia, dobbiamo diffonderli. Va bene. Collegandoli. Ci siamo, ci saremo. La salutiamo e la ringraziamo veramente per l'attenzione che dedica, che ci dedica, anche e per l'incoraggiamento. E vorrei ringraziare anche Mimma Belli insieme con la consigliera, la professoressa Servidori, che ci ha stimolato sempre molto come Comitato Unico di Garanzia a lavorare su questi temi, a collaborare con l'OIV. Il CUG lavora per gruppi di lavoro, però in particolare questa indagine è stata svolta, coordinata dal gruppo sul benessere organizzativo e dal gruppo sul mobbing, però l'analisi dei risultati, l'analisi dei dati e la valutazione dei risultati è stata fatta da tutto quanto il CUG. Naturalmente il CUG lavora in un'ottica di prevenzione, cioè quindi è un'analisi diversa da quella che è stata fatta dall'OIV, in quanto mira a individuare le possibili criticità per proporre delle azioni volte al loro superamento. La normativa assegna al CUG degli obiettivi che sono in particolare promuovere e sostenere politiche volte a favorire le pari opportunità, il benessere di chi lavora e il contrasto a ogni forma di discriminazione. Per far questo siamo partiti dalle due domande, la domanda A09 che riguarda appunto la percezione del malessere e la domanda A04 la percezione del mobbing. Abbiamo pensato di andare a indagare quali possono essere i possibili fattori che sono alla base di questa percezione, quindi sia del malessere che del mobbing. Del mobbing vi parlerà più in modo più esteso Patrizia, e abbiamo cercato di mettere a punto un modello interpretativo, cioè a noi la cosa che ci piace di più è l'originalità che riteniamo che ci sia in questo modello. Ok. Abbiamo innanzitutto, vi aveva illustrato prima Maglio come ci fosse una da 1 a 6 la possibilità di dare una codificazione delle risposte. Noi abbiamo pensato di aggregarle. Da 1 a 3 abbiamo considerato assenza o presenza in misura minima di malessere o di mobbing, e da 4 a 6 una presenza. Poi, al fine di evitare dei falsi positivi, di disperdere troppo l'indagine, abbiamo molto lavorato su quali potevano essere gli item o le variabili significative da porre, da verificare la relazione con il malessere e con il mobbing, e abbiamo selezionato 21 item per quanto riguarda l'area del malessere e 30 item per quanto riguarda quelli del mobbing. In realtà occorre dire che entrambe le domande hanno una formulazione incompleta. Per quanto riguarda la domanda, quella sul percepisco malessere, come leggete, insofferenza, sensazioni di nullità, eccetera, manca l'indicazione che questi sintomi sono ricorrenti e persistenti nello svolgimento del lavoro quotidiano. A questo noi dobbiamo aggiungere che ciascuno di noi entra, timbra il cartellino con un proprio bagaglio, con dei propri valori che influenzano moltissimo la percezione dell'ambiente del lavoro, e viceversa, perché è un'influenza bidirezionale ovviamente. Hanno risposto a questa domanda, alla A09, 625 colleghi. Di questi hanno dichiarato di percepire malessere il 30,4%.
Successivamente, rispetto agli item che noi avevamo selezionato, abbiamo effettuato degli incroci, da cui che dobbiamo dire, a conforto della giustezza della selezione, sono risultati tutti significativi da un punto di vista statistico. E adesso noi, siccome abbiamo pochissimo tempo, faremo soltanto un esempio dei due tipi di grafici che voi trovate nel rapporto e che sono stati messi su internet. Un'altra cosa, un passo indietro. Abbiamo notato che, appunto, è stato confermato che per quanto riguarda la percezione del malessere, tutti quelli che non concordano con l'item aumenta la percentuale di coloro che percepiscono malessere. Lo vedrete nei grafici riepilogativi. Tutti coloro che concordano con l'item, si nota che la percentuale di chi percepisce malessere diminuisce. Chiaramente per le tre domande che hanno polarità semantica negativa, che sono la mia età e la mia identità di genere, sono un ostacolo alla valorizzazione, per quanto se potessi cambiare ente, è esattamente il contrario. Allora, abbiamo scelto questo grafico che è quello più rappresentativo. Come vedete, la domanda, l'item era: sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi? A questa domanda, cioè dei rispondenti alla domanda A9, hanno risposto a questa domanda 600 colleghi. Chi ritiene, è d'accordo con l'item, quindi si sente abbastanza del tutto stimato dai colleghi, l'89%, come vedete scende, è bassa la percentuale di chi percepisce malessere, mentre invece in quell'11% che è poco per nulla d'accordo con l'affermazione, la percentuale di chi percepisce malessere arriva al 64,6%, cioè abbiamo un numero ridotto, 65 soltanto colleghi che dichiarano di percepire malessere, ma all'interno di quei 65 ben 40 percepiscono malessere. Nel grafico invece successivo, è quello con polarità semantica negativa, vedete che è completamente diverso. Chi è d'accordo con l'affermazione dell'item, quindi ritiene che l'identità di genere costituisce un ostacolo, percepisce malessere in misura molto maggiore rispetto, in percentuale molto maggiore rispetto a chi invece non concorda con l'item. Qui è un grafico riepilogativo per tutti gli item che noi abbiamo selezionato, di chi in rosso percepisce malessere e non concorda con l'item, rispetto a chi invece, vedete ci sono delle differenze enormi, con chi invece concorda con l'item e percepisce malessere. In estrema sintesi, proprio perché abbiamo poco tempo e dobbiamo velocizzare, abbiamo visto che ci sono tre sfere in cui particolarmente ci sono delle criticità. Una è quella del contesto del lavoro. L'80,7% dei rispondenti alla domanda A9 ritiene che lo sviluppo professionale non sia chiaro. Questo per quanto riguarda tutti i rispondenti alla domanda A9. Però di questi, di chi ritiene che lo sviluppo professionale non sia chiaro, ben il 37,9% dichiara di avvertire malessere, mentre tale quota scende al 21,4% tra chi ritiene che sia chiaro. Sempre un'ampia maggioranza, il 76% dei rispondenti alla domanda sul malessere, dichiara che non vi sono opportunità di sviluppo e attitudini che non vi siano le opportunità di sviluppare le proprie attitudini, e di questi percepisce il malessere il 39,7%. Una piccola maggioranza non è soddisfatto del percorso professionale, di questi percepisce il malessere il 46%. Un'altra criticità è stata riscontrata nella sfera dell'organizzazione, dove il 74% dei rispondenti alla domanda A9 ritiene che l'ente non investa nelle persone attraverso la formazione, e di questi percepisce il malessere il 40%. Vedete, c'è addirittura la metà, cioè la quota di chi percepisce malessere, tra chi invece ritiene che l'ente investa nella formazione, scende proprio al 20%. C'è sempre un'ampia maggioranza del 62% che ritiene che non vi sia adeguata informazione, questo torna anche con le precedenti relazioni, e che di questi percepisce il malessere il 42,8%, a dimostrazione di come queste cose pesino sulla propria percezione del malessere. Infine, il senso di appartenenza.
il 59% dei rispondenti alla domanda 9 non ha chiaro il proprio contributo agli obiettivi dell'ente. Questo è in linea anche con le altre risposte che sono state illustrate. Ma vedete come tra questi percepisce malessere il 42,7%, mentre tale quota scende al 25,6% tra chi ce li ha ben chiari. Questo noi abbiamo cercato di fare la prova del 9, è un grafico molto, vi consiglio di andarlo a vedere comunque sul rapporto. Abbiamo cercato di verificare se la nostra ipotesi erano fondate con la prova del 9. Qui abbiamo costruito un indice tra le percentuali che percepivano malessere e concordavano con l'item e le percentuali dei rispondenti che percepivano malessere e non concordavano con l'item. Come vedete, il mio lavoro mi dà un senso di relazione, è quello più alto, il valore più alto. Se potessi cambiare ente, sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi, quindi a conferma della nostra ipotesi. Alla fine abbiamo tratto queste considerazioni veramente in estrema sintesi. Noi abbiamo un'alta percentuale di rispondenti, 65%, che si sente stimata e trattata con rispetto dai colleghi, un'altissima percentuale, l'89%, che è soddisfatta della propria sfera relazionale, ma di questi rispondenti alla domanda A9 sembrano percepire molto distante l'organizzazione. Invece all'interno di chi percepisce malessere, per loro è soprattutto la sfera relazionale che è carente, cioè loro avvertono in particolar modo carenza di soddisfazione nella sfera delle relazioni, scarsa stima da parte dei colleghi, identità di genere ed età come ostacolo alla realizzazione, denunciano una mancanza di realizzazione sul lavoro e valori e comportamenti dell'ente non coerenti con i propri. Un'ulteriore prova di questo è la priorità che sono stati dati dai rispondenti, da chi percepiscono malessere e da chi invece non percepiscono malessere. Come vedete, la chiarezza degli obiettivi e compiti è stata dichiarata dal 57,1% di chi percepisce malessere, la valorizzazione del personale dal 56,6% di chi percepisce malessere. Abbiamo messo a punto delle proposte per il piano di azioni positive. Noi proponiamo di investire di più nella formazione, il CUG propone di investire di più nella formazione, informazione e sensibilizzazione del personale, individuare per ISPRA la consigliera di fiducia, operante anche in qualità di sportello di ascolto, organizzare seminari in temi di pari opportunità e benessere organizzativo. Una cosa che sembra molto semplice, forse banale, ma che si potrebbe fare subito, è quello per favorire un clima positivo, realizzare uno spazio ristoro, soprattutto per le sedi disagiate e iniziative volte a favorire il benessere psicofisico. Passo adesso la parola alla collega Patrizia Bonanni. Allora, molto brevemente, anche per quanto riguarda il concetto del mobbing, dobbiamo rilevare che già la definizione di mobbing, cioè come era stata posta la domanda, è incompleta, in quanto vediamo che manca l'indicazione proprio che, come sappiamo tutti quanti, per poter parlare di mobbing ci sia una precisa volontà di discriminazione nei confronti dell'individuo e che poi questa la reiterazione degli atti discriminatori sia prolungata nel tempo. Comunque andiamo un attimo a guardare chi è che ha detto, ha percepito di aver subito delle azioni di mobbing. Intanto diciamo, come al solito, abbiamo un totale di 626 rispondenti e di questi il 19,8% pensa di aver subito degli atti di mobbing. E vediamo quindi che sostanzialmente però questa risposta positiva alla domanda A04, quella relativa al mobbing, secondo noi evidenzia soprattutto delle condizioni di scarsa soddisfazione personale, di mancata realizzazione professionale e di sofferenza diffusa. Diciamo che il profilo tipico di chi dichiara di aver subito atti di mobbing è un dipendente che ha un'età compresa tra i 41 e i 50 anni, un titolo di studio alto, quindi laurea specialistica e o dottorato, e un'anzianità di servizio tra 11 e 20 anni. Tutte, diciamo, caratteristiche che ben si adattano a quella che è la realtà di un nostro ente, che è un ente di ricerca, tra l'altro con personale piuttosto anziano, insomma.
Vediamo che gli item che sono collegati alla percezione di mobbing, ne abbiamo messo qualcuno, la possibilità di carriera, a conferma di quello che è stato detto fino adesso, quello che può indurre una persona a pensare di subire atti di mobbing, può aver indotto a pensare di aver subito atti di mobbing, è il fatto che lo sviluppo professionale in questo ente non è chiaro, poco o per nulla, e soprattutto che la carriera, la possibilità di avanzamento di carriera è poco o per nulla legato al merito. Il lavoro, quindi caratteristiche del lavoro, cioè la mancata adeguatezza del lavoro svolto al proprio profilo professionale, la mancata o scarsa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro o il fatto di essere poco o per nulla valutato in base ad elementi importanti per il proprio lavoro. Quindi io sto riassumendo quelli che sono le caratteristiche che hanno portato quel 19,8% dei rispondenti a pensare di aver subito atti di mobbing. Oppure i rapporti con i colleghi di lavoro, di questo ne abbiamo già parlato, cioè il fatto che per esempio posso essere il 49,2% di quel 19,8% pensa di essere stimato poco dai colleghi, o addirittura che l'informazione non viene messa sufficientemente in condivisione tra i colleghi, l'informazione relativa al lavoro. E ricordiamo che l'isolamento professionale, a questo proposito, è una caratteristica molto importante del fenomeno di mobbing, in quanto quando questo è perpetrato con continuità a discapito del singolo, il singolo viene isolato, non gli viene fornita adeguata informazione sul lavoro, viene messo da parte o addirittura non gli viene proprio fornito il lavoro. Questo sappiamo che è un'indicazione abbastanza precisa per il mobbing, quindi probabilmente quelle due domande a cui ho fatto riferimento prima hanno un po', diciamo, indirizzato la risposta di quelli che hanno dichiarato di aver subito atti di mobbing. In ultimo, il rapporto con il capo, ma il capo anche inteso non solo come il capo diretto, secondo noi, ma anche proprio come tutta l'organizzazione, quindi tra quelli che appunto hanno indicato, hanno percepito di aver subito il mobbing, il 32% pensa che il capo poco lo aiuta a capire quali sono, come poter raggiungere gli obiettivi. Il capo, sempre per questa fetta di persone, è poco sensibile ai propri bisogni personali, e anche qui ritorna il concetto dello scarso riconoscimento dell'aver compiuto bene il proprio lavoro. Quindi, concludendo brevemente, sulla scorta di quello che noi abbiamo potuto esaminare e partendo proprio dal presupposto che comunque la domanda era, diciamo, fuorviante per poter indicare casi di mobbing, non possiamo trarre conclusioni né in un senso né in un altro. Sicuramente non si può affermare che ci siano casi di mobbing conclamato all'interno dell'ente, però non possiamo escludere che ci sono dei fenomeni di malessere diffuso che possono comunque indurre il singolo a percepire invece di subire atti assimilabili a tale formulazione, quindi a poter dire di aver subito del mobbing. Chiaramente il fatto di aver formulato questa domanda in modo non, già la tematica del mobbing è difficile, come ha detto anche la consigliera di parità, non esiste una giurisprudenza e poi comunque è di difficile formulazione ed è oltretutto di difficile individuazione molto controversa. Poi oltretutto questa domanda non era nemmeno, insomma, completa, quindi le risposte non devono essere prese come bianco o nero. Ecco, anch'io ho concluso, spero di essere rientrata nei tempi. Comunque trovate, ecco, come ha detto Adele, la trattazione, diciamo, sia sul rapporto, ma poi abbiamo anche una trattazione, diciamo, una presentazione più estesa che possiamo mettere in rete. Grazie.
Grazie. Io, se il dottor Steri è d'accordo, passerei direttamente la parola al dottor Bellinzoni, precisandovi però che le indicazioni emerse, le conclusioni, comunque le troverete sul sito, sia come capitolo del rapporto e sia come la documentazione che metteremo aggiuntiva, slide di tutti gli interventi, quindi comunque non li saltiamo. Però dobbiamo un pochino recuperare i tempi. Dottor Bellinzoni, benissimo. A lei grazie, grazie dell'attenzione che l'ANAC ci ha riservato anche durante i lavori, non solo con la partecipazione. Soprattutto perché pubblicamente non ci vede. Ma devo spingere qua? Sì, grazie. La gente non capisce perché l'ANAC non è presente molto ai convegni, ma semplicemente siamo 15 persone, abbiamo meno di 20, insomma. Abbiamo un bacino d'utenza potenziale di 10.000 amministrazioni. Allora io volevo ringraziare l'ISPRA innanzitutto per avermi dato la possibilità di tornare all'ISPRA, io sono un borsista dell'AMPA del 1996, quindi quasi 20 anni, ho trovato i miei maestri, insomma sono molto. E poi porto i saluti del presidente Raffaele Cantone e del segretario generale Antonella Bianconi, che nonostante la mission dell'ANAC sia sempre più rivolta verso la prevenzione della corruzione e dobbiamo un attimo fare gli equilibristi con i carichi di lavoro, siamo qui, l'anno scorso venne il collega a presentare il modello, oggi veramente con una punta di orgoglio possiamo presentare già dei risultati che sono in anteprima assoluta, perché cosa è successo insomma in questi mesi. Io ero venuto in realtà per ascoltare, avevo già letto il rapporto ISPRA, 228 pagine mi sembra, ma perché come auspicavo il modello che la Civit all'epoca fece per tutte le tipologie di amministrazione doveva essere innanzitutto personalizzato e fatto proprio, questo è stato la prima evidenza dell'esperienza ISPRA. Mi è piaciuta moltissimo questa sinergia tra OEV e CUV, che non è per niente scontata, anche perché la legge dà solo un piccolo comma dell'articolo 14 quando parla di indagini a cura dell'OEV, indagini sul personale, traccia in maniera molto essenziale i temi delle indagini, ma poi non ci sono approfondimenti. E poi il valore aggiunto di questa indagine mi sembra sia stato proprio quello della partecipazione nella condivisione, nella elaborazione comune dei dati con punti di vista diversi e nella condivisione dei piani di miglioramento che immagino non mancheranno. Allora, pochi minuti, non ci crederete ma starò… questo è il PDF. Allora, ne approfitto della presenza del dottor Lacommare, che è anche responsabile della prevenzione, RPCC come si dice in gergo, della responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190, per far capire come non stiamo parlando di un esercizio di stile, quello delle indagini sul personale, sul benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione superiore gerarchico, ma stiamo parlando di un sistema che in realtà può davvero essere organico. E infatti, se al centro c'è l'obiettivo della prevenzione della corruzione, e parte di questo mosaico sono il ciclo della gestione della performance, tutto ciò che è trasparenza. Voi sapete che le amministrazioni hanno l'obbligo di mettere i risultati di queste indagini in un'apposita sezione, quindi chiunque può veramente, ormai sono decine e centinaia le indagini del 2013-2014 disponibili sulla rete. Ma io vedo anche e qui ancora non si è parlato, di mobbing, ma non si è parlato ancora di whistleblowing, che è questo strumento che insieme al codice di comportamento
che sono due cose diverse, ma è uno strumento che secondo me ha a che fare. Questo è tutelare il dipendente che vuole segnalare delle illegalità. Poi la consigliera nazionale ha aperto delle provocazioni giuste su come legare la performance con il benessere organizzativo, con le varie opportunità. In realtà gli OEV sanno bene, perché con l'ISPRA qui anche se noi dobbiamo essere distaccati, ma l'ISPRA è veramente considerata ha delle strutture tecniche anche molto, è considerata molto puntuale nel ciclo di gestione della perché non sono solo documenti, adempimenti. Noi i piani della performance, le relazioni di fine anno, le schede di monitoraggio in itinere le leggiamo tutte. Io sono dell'idea che è stata impostata abbastanza bene questa lettura tra pari opportunità e performance, però sicuramente si può migliorare. Quindi lo stesso CUG con il proprio piano di azione positive deve essere eletto insieme al piano della performance e al piano della prevenzione. Allora, qui per far vedere che esattamente un anno fa è stato approvato definitivamente il modello, dopo un percorso di concertazione con molte amministrazioni, tra cui anche l'ISPRA, tra cui anche l'INPS, l'INAIL, eccetera. Sul sito è disponibile sia il modello dal punto di vista del documento di accompagnamento metodologico, sia il questionario. Questa è una parte dell'applicazione web che noi abbiamo mutuato dal vecchio kit del benessere organizzativo, veramente lavorando in economia, qui non ci sono stati costi, in sostanza è tutto a costo zero. Questo è uno degli esempi di reportistica che l'utente dell'applicazione web ha in tempo reale utilizzando questa applicazione. L'ANAC Gioco Forza è un ente di regolazione che fa direttive, metodologie, pareri, ma in questo caso è riuscito a fare anche con poco tempo a disposizione, è riuscito a fare un service, io direi molto interessante, perché ha preso tutto il mondo degli enti locali in sostanza. Infatti, se vediamo, questa è una bozza di rapporto di monitoraggio che era in cantiere già ad aprile e che adesso noi riproporremo definitivamente a giugno. Ecco, questo volevo far vedere che dal 15 novembre 2013, giorno in cui è stato messo online l'applicazione web, che è un'applicazione che serve non solo per trasmettere i dati, ma anche per inserire i singoli questionari, se gli enti non hanno l'AIMS Survey, non hanno la strumentazione adatta, quindi un vero e proprio service gratuito di raccolta dati, di progetto di ricerca chiave in mano. Noi attualmente abbiamo 446 amministrazioni in 6 mesi, di cui 229 hanno completato l'indagine. L'ISPRA è una di quei 6 enti di ricerca che già da un po' di tempo hanno concluso questa indagine, anche attraverso testando il nostro software. E quindi vi do questa anteprima, ecco. Questi sono dati, sono 229 amministrazioni che hanno concluso le indagini, in realtà le percentuali sono relative alle 202 che l'hanno concluse già il 3 aprile. Immaginavo che volevate sapere quali erano gli altri enti di ricerca che hanno partecipato al campione, e sono l'ASI, il CRA, l'Area Science Park di Trieste, l'ENEA, l'INEA e voi, per un totale di 8 questionari che se volete ve lo dico, vedevamo che l'ENEA aveva molti questionari, ma in percentuale voi eravate più alti, i dati ce l'ho qui. La cosa interessante, ecco, su queste 202 amministrazioni, come potete vedere, il 69% sono enti locali. Le camere di commercio anche sono moltissime. I ministeri, purtroppo la legge, no purtroppo, insomma, fortunatamente
E questa è stata una scelta dell'ANAC, quella di allargare il perimetro, perché sulla performance in realtà noi potevamo dire l'università no perché ci pensa l'ANVUR, il servizio sanitario no perché in realtà ci possono pensare, insomma, noi abbiamo aperto a tutti e abbiamo avuto ecco, 400, oltre 400 amministrazioni registrate all'applicativo che chiuderanno l'anno con un'indagine. Dunque, vado avanti. La cosa interessante è che forse voi lavorate, immagino, anche con i comuni. Ci sono amministrazioni comunali che hanno 5 dipendenti in pianta organica, che quando io vedevo indagini concluse con 5 questionari, gli dicevo: ma siete sicuri che è statisticamente rappresentativa? E diceva: veramente noi abbiamo, insomma. Per dire che il mondo del benessere organizzativo, delle indagini su personale, lega una pletora di amministrazioni veramente, ecco, la classe principale sono le amministrazioni tra i 49, tra i 20 e i 49 dipendenti. E la figura numero 5, non pretendo che si veda, però qui ad esempio noto un problema sulla rappresentatività statistica delle indagini. Sono poco più del 20% le indagini, immagino soprattutto quelle degli enti piccoli, le indagini che sono state compilate al 100% dei dipendenti in dotazione organica. In alcuni casi si può parlare di non rappresentatività del campione, ma questo, come diceva il professor Maggi, non toglie sostanza comunque ai risultati. Questo grafico non ha pretesa di, ecco, di essere interpretato, sono però i valori medi di ciascuno dei 14 ambiti per questi comparti che ho aggregato: amministrazioni centrali, enti locali, enti di ricerca, enti parco, camere di commercio, enti del Servizio Sanitario Nazionale, università pubbliche che sono molto attive. Dunque, ecco, questi sono grafici degli altri due blocchi che ci dimentichiamo sempre, non in questa sede, ma generalmente si parla di benessere organizzativo dimenticando invece la novità della legge, che è questa indagine sul grado di condivisione del sistema, che ci dà dei risultati assolutamente, come dire, di rassegnazione su come il sistema di valutazione sia percepito dai dipendenti. Va un po' meglio sul discorso della percezione del proprio capo. Questi sono i dati un pochino più leggibili, numerici, dei valori medi per comparto. Gli enti di ricerca, ad esempio, hanno più o meno dei valori in linea con il valore medio nazionale. Ci sono dei problemini di più forse sulla parte del grado di condivisione del sistema. Adesso, ecco, questa è una tipologia di analisi che forse non è stata colta da tutte le amministrazioni. Incrociare, vero professor Maglio? Incrociare i giudizi di importanza con i risultati medi di percezione sugli stessi ambiti. Questo è, no, nel senso, voi l'avete fatto. Proponiamo ad esempio un quoziente importanza su benessere, dove più, ed è ancora più interessante vederla su un piano cartesiano per capire dove l'ambito ha una percezione di malessere e c'è un'alta importanza del tema, quindi dove c'è da lavorare di più o dove invece già il problema è marginale. Questi sono solo dei flash, no? Vado avanti, vado dritto verso la conclusione. Ecco, noi abbiamo una banca dati molto interessante in 6 mesi, che spero riusciremo a sfruttare, magari andiamo verso i 25.000 questionari. Questo ad esempio è un'estrazione, item per item, dove potete vedere la terza colonna, sono gli enti di ricerca. Una cosa che mi sembra di confermare, che conferma il dato ISPRA, che ad esempio la A04 ho subito atti di mobbing ha un valore medio di 4,03 per i 6 enti di ricerca analizzati, ma le donne hanno dato un giudizio superiore. Solitamente in questi 82 item
l'uomo dà un giudizio più verso il benessere, più verso il 6. In alcuni casi, e soprattutto su questi temi delicati delle discriminazioni, del mobbing, invece, come vedete, la differenza è negativa, uomo-donna, e quindi questo è un dato interessante, confermato in tutti i comparti. E come vedete, gli enti di ricerca hanno un valore particolarmente basso sul blocco C dell'equità. Adesso naturalmente non pretendo, insomma, però questi sono dei flash perché invece una cosa invece a cui tengo, visto che stiamo in questa fase molto dinamica, sia si potrebbero aggiungere, la butto lì, delle domande sulla percezione di fenomeni corruttivi, scorretti, illegali, che ciascuna amministrazione insomma, perché devo dire che questo strumento, anche se 400 amministrazioni sono una goccia rispetto alle 10.000 potenziali, però ha funzionato e quindi le amministrazioni potrebbero continuare a utilizzare questo strumento di ascolto, magari insieme a questi strumenti importantissimi come il whistleblowing o gli sportelli di ascolto previsti dalla... Io non voglio andare oltre, vi ringrazio, sono emozionato. Grazie per l'intervento, immagino che il materiale comunque noi potremmo condividerlo mettendolo sul sito insieme al materiale degli altri interventi. Una piccola nota... probabilmente già è noto all'ANAC, ma ISPRA sta partecipando anche a una sperimentazione per la rivisitazione e lo snellimento di tutto quello che è piano della performance, annessi e connessi con Formez e altri enti, in particolare c'è un piccolo gruppo di enti di ricerca, quindi stiamo lavorando anche in quella direzione. Colgo lo spunto dell'ultimo passaggio, ascolto, raccogliere dati per restituirli, perché è evidente che queste indagini, se non hanno un momento di restituzione, non solo in termini di comunicazione dei risultati, delle analisi e degli approfondimenti, ma anche in termini di azioni e iniziative da parte dell'amministrazione, possono addirittura essere controproducenti, sia in linea generale ai fini di un piano della performance, sia nello specifico per effettive ed efficaci azioni di prevenzione per fenomeni corruttivi. E per questo ringrazio in maniera particolare Marco, che nonostante le varie cose è riuscito a seguire tutti i lavori, perché è evidente che lui, sia nella veste di capo del personale che di responsabile per la prevenzione della corruzione, è, come dire, il dominus di tante azioni che dovranno essere individuate, prese, confrontate, verificate con l'amministrazione e messe in atto. Insomma, la sfida non è di poco conto. A te. Grazie Diana, grazie a tutti, buongiorno. Vi chiedo un piccolo sforzo ulteriore, insomma siamo quasi alla fine di questa giornata densa di contenuti veramente. Io sapevo di dover moderare un dibattito, quindi volontariamente non ho preparato niente, però mi trovo con due pagine intere di fogli scarabocchiati per delle suggestioni che volevo lanciare. Alla fine, ovviamente, anche per una questione di tempo, mi limiterò veramente a dire forse cose che sono state un po', sono trasversali a quello che si è detto e che mi hanno particolarmente colpito. Parto proprio dall'analisi dei risultati e fatti su questa somministrazione test sul benessere organizzativo.
Una cosa che mi ha colpito molto, non so se anche a voi ha sortito lo stesso effetto, è stato quello di vedere delle percentuali molto diverse in relazione alle qualifiche, e in particolar modo la qualifica di tecnologo ricercatore. Abbiamo visto degli sbalzi a volte delle percentuali, come se stessimo andando a toccare un nervo, no? Come se un chirurgo va a toccare un nervo e si alza il braccio. Io questo lo attribuisco a un momento anche contrattuale che sta vivendo un momento molto lungo. Noi abbiamo un'intera categoria di lavoratori, che sono i tecnologi e ricercatori, che sicuramente vivono oggi più che mai un grossissimo disagio. Un disagio che è quello di essere per certi versi parificati a tutti gli altri pubblici dipendenti, però vengono considerati un po' meno per certi versi, un po' più per altri versi, e quindi questo è anche lo scontro della percepita retribuzione inadeguata per quello che fanno. C'è veramente in questo momento una grossissima difficoltà a far capire, ovviamente, da un lato l'importanza di questi soggetti del comparto. E il presidente in apertura parlava della relazione fatta la settimana scorsa proprio alla Commissione Settima del Senato. Io ho avuto l'onore e oltre il piacere di accompagnarlo, e ho voluto anche in quella circostanza sottolineare questo aspetto. Cioè, noi oggi ci troviamo, per esempio, a non avere in tutti gli enti di ricerca dal 2011 un contratto chiuso sul salario accessorio. Attenzione, questo può sembrare che stiamo sviando, ma non stiamo sviando, ora ci rientriamo, perché voglio andare alla motivazione. La motivazione è perché oggi viene chiesto, per esempio, la distribuzione da parte di Funzione Pubblica e Tesoro, viene chiesta che la distribuzione dell'indennità organizzativa speciale avvenga su base meritocratica, su base di una valutazione, e qui ci riallacciamo al concetto di valutazione che per me nasce male purtroppo in questo paese, e dirò perché. E quindi capite bene che quando mi chiedete di distribuire su base valutativa un'indennità che dovrebbe avere finalità di carattere, perché entrano un esplosivo, e mi ricollego al discorso della valutazione. La valutazione personale, dobbiamo entrare tutti nell'ottica che deve rappresentare un momento di crescita per qualsiasi pubblico dipendente. Purtroppo nel nostro paese la valutazione personale nasce strettamente collegata alla premialità. Cioè, negli altri paesi, in primis l'America, che sicuramente è chi di valutazione ne ha fatto un must, come entri, dopo 6 mesi già sei valutato, ma sei valutato non in maniera benevola, in maniera di dire sì, dai, tutto sommato, in maniera molto rigida. Anzi, l'ultima domanda generalmente del questionario è: riassumeresti questo dipendente? E la maggior parte delle risposte a questa domanda sono no, non lo riassumerei. Ma non è che il dipendente nel caso di specie si sente mortificato. Il dipendente gli viene indicato quali sono gli aspetti su cui lavorare di più. E questo qua, ripeto, prima suggestione che volevo lanciare. Sulla formazione, sempre rilanciandomi a ricercatori tecnologici, in queste slide ho colto una contraddizione. Da un lato vediamo che tutti quanti, la maggior parte, c'è un 5,1 mi sembra il punteggio, della autovalutazione dei dipendenti è molto alta, cioè nel senso, se tu in grado, hai tu le competenze per svolgere, sì, tutti quanti sì, altissimo. Poi dice però non c'ho formazione, allora no. Allora, mettiamoci d'accordo, perché probabilmente se io trovassi un livello forse non ancora adeguato, allora magari dovrei chiedere più formazione. Poi è ovvio che il tema della formazione, io capisco bene che c'è questa forte criticità ancora una volta sollevata dai ricercatori tecnologici, che hanno una formazione che costa anche di più, perché è una formazione molto più tecnica a volte. Purtroppo qua abbiamo dei temi che l'istituto non può gestire, che sono quelli della spesa per formazione, che sappiamo che ormai si è attestata da anni al 50% della spesa del 2009, quindi capisco bene che c'è questa sensibilità sul fatto che si vorrebbe più formazione, anche se per esempio però bisogna dire che quantomeno per la porzione dei dirigenti, proprio quest'anno si sta facendo
un ottimo lavoro di formazione, proprio si è conclusa la settimana scorsa un ciclo che tra l'altro prevedeva anche il tema della leadership al suo interno, che tutti i dirigenti unanimemente hanno considerato molto positivo, perché anche capire come migliorare nel rapporto con i dipendenti è fondamentale per la crescita e per dare risposta a molte di quelle criticità che proprio questo questionario sul benessere organizzativo ha evidenziato. Sempre nell'ottica futura di cosa si potrebbe migliorare in questo questionario, per esempio mi ha colpito il fatto che dice non vi è equità nelle valutazioni. Benissimo, qua bisognerebbe aprire una grande finestra, perché intanto recupero quello che dicevo prima, dobbiamo entrare nell'ottica che vi deve essere una valutazione che non è della persona, perché tante volte noi quando facciamo le valutazioni pensiamo che stiamo valutando la persona e quindi magari si vedono tutti i punteggi massimi, no, noi stiamo valutando il dipendente come funziona. Altro evento, sempre in questo in discorso dell'equità nelle valutazioni, nelle progressioni, ora non mi ricordo com'era proprio il titolo di quella domanda, mi verrebbe da dire, perché dice ecco, i criteri sono meritocratici? No. Benissimo, là mi piacerebbe lasciare un campo vuoto e dire secondo te quali sono i criteri che sono stati utilizzati? Anche perché se insomma se c'è un elemento, e qui mi riaggancio a quanto diceva il collega dell'ANAC, che può andare anche a confinare col tema dell'anticorruzione, se ci sono altri criteri che hanno ispirato la valutazione del soggetto, bene, iniziamo a chiamarli col loro nome. Vediamo quali sono, vediamo poi, sai, inizia a esserci un dato statistico che dice che il 60% viene utilizzato, non so, il criterio della simpatia, faccio per dire, allora dice, beh, allora forse qua paga essere simpatici, no? Però capiamo, iniziamo a capire quali sono questi altri criteri, perché benissimo, il criterio del merito non è un criterio che viene utilizzato e purtroppo, aggiungo, non è un problema solo di ISPRA, ma è un problema probabilmente della pubblica amministrazione intera. Però vediamo quali sono allora i criteri che vengono utilizzati. C'è questa qua, infatti io ho detto, io sto lanciando delle provocazioni, ma è bene scrivere, ma diamogli il nome, io lo so dentro di me, spesso e volentieri quali sono, però mi piacerebbe che uscissero anche fuori da un questionario anonimo, da parte di tutto il personale, 900 persone che mi dicono il criterio è questo, e allora forse lì, sia come anticorruzione, sia come direzione, vertici, forse si potrebbe iniziare a ragionare in maniera diversa. Poi io veramente qua ne avrei proprio tante di cose che mi sono segnato, passiamo al tema della circolarità delle informazioni. Sicuramente questo è un problema, anche se poi, dopo aver sentito il Presidente, mi viene da dire, ma circolarità di cosa? Perché non degli obiettivi, perché stesso oggi il Presidente, ma il Presidente lo fa in ogni occasione pubblica, in ogni audizione, noi abbiamo tra Presidente e Direttore, siamo veramente i vertici più presenti nel Parlamento, secondo me. Quindi tutto si può dire, meno che non ci sia un'indicazione di obiettivi, che quelli che devono essere comunicati. Poi sì, vabbè, la singola comunicazione del singolo atto, questo sicuramente il mio dipartimento ha autostrade da percorrere ancora, non lo metto in dubbio, però non penso che quello sia il problema dell'istituto. Allora forse bisogna anche farsi parte attiva a interpretare alcune visioni che vengono lanciate, perché quello è importante, avere la visione prospettica. E, mi viene di fare l'esempio del trasferimento che facemmo qui in questa sede. All'epoca ci fu contestato che non era stato comunicato, perché formalmente non c'era stato, ma questo mi viene contestato un anno e mezzo prima del trasferimento, formalmente non c'era stato l'atto che diceva si avvisa il personale che nel 2012, allora non è questa l'autorizzazione che manca, la comunicazione che manca, perché se i fatti concludenti sono monodirezionali, il messaggio arriva, il problema è quando i fatti concludenti non sono monodirezionali, allora quando si va un po' di là, poi si gira di là, poi si gira, e questo lo capisco, questo diventa un tema, ma sulle grosse materie mi sembra che, ripeto, a partire da quello che ha detto oggi il Presidente, ci sia una chiarezza di visione.
Quindi insomma su questo probabilmente, poi è ovvio che la gerarchia per così dire della comunicazione può essere scandita fino ad arrivare al contatto con il singolo dipendente, che io personalmente sono 4 anni che faccio il capo del personale e dalla prima settimana io ho istituito un giorno in cui ricevo il personale, e quello vi assicuro che è un momento per me di comunicazione, perché tante volte questi incontri che ho sono incontri per chiarimenti, cioè persone che mi chiedono: ma è vero che è successo questo? Tra l'altro questo l'ho inserito anche come una delle misure nel piano triennale della prevenzione della corruzione. Noi abbiamo istituito una settimana mensile rivolta anche all'esterno, quindi chi volesse dall'esterno potrebbe venire comunque a chiedere di parlare, in quel caso con il cappello dell'anticorruzione, quindi anche un esterno, che, e questo ovviamente è un'indicazione che abbiamo messo sul sito e che va poi nel solco di quella consigliere per l'ascolto di cui ha parlato la rappresentante del CUG, che mi auguro che possa essere anzi attivata quanto prima, quantomeno anche per diminuire il flusso di persone, che indubbiamente è un'esigenza che si avverte e che c'è. Poi ecco, sempre rimanendo sul discorso degli obiettivi, io sono sicuro che il senso di appartenenza dei dipendenti, che comunque è abbastanza alto, abbiamo visto alto, e sicuramente viene rafforzato quando viene colto un obiettivo importante, anche se l'obiettivo è stato osteggiato. E mi riallaccio al discorso del trasferimento qua, ma potrei dire anche l'unificazione dei laboratori a Castelromano. Io coordino il gruppo dei referenti dei laboratori, no? Ho voluto farlo io perché, proprio per dare un senso, perché forse avevo anche la possibilità di fare di più in quella fase in cui sono stati realizzati i laboratori per risolvere una serie di problemi. Bene, io a diciamo 6 mesi da trasferimento completato dai colleghi che venivano da Casalotti a Castelromano, ho trovato un senso di appartenenza cresciuto in maniera esponenziale, cioè io lo sto vedendo crescere e diciamo in maniera rigogliosa l'orgoglio di far parte di quei laboratori, che non sono più laboratori ex APAT, ex ICRAM, ex NFS, no, perché continuano a stare a Bologna, però per esempio anche quelli di Bologna, di Chioggia, li abbiamo coinvolti in questo gruppo che è unitario, che è praticamente vuole essere, poi io l'ho detto pure l'altro giorno ai colleghi, forse fra 10 anni ancora staremo a parlare di problemi che dovranno essere risolti, perché i problemi non si risolveranno mai tutti, però insomma il senso di appartenenza è fatto anche di risultati concreti, e qui mi chiudo, qui mi fermo, e anzi lascio a voi eventuali osservazioni o contestazioni anche a quello che ho detto. E il discorso per esempio che facevamo qui della sede, dicevo, grandemente osteggiato, quando però poi uno legge gli atti della Corte dei Conti e vede che la Corte dei Conti plaude a quanto fatto dall'ISPRA e la prende a esempio come amministrazione, che, e questo è bello leggere in quella nota delle sezioni unite, che aveva perfettamente cognizione di quello che stava facendo, e siamo una delle poche amministrazioni per le quali la Corte dei Conti ha utilizzato questa locuzione, cioè a tutte le altre amministrazioni, la maggior parte delle altre amministrazioni rimprovera di non sapere cosa stanno facendo, di non avere una strategia, e qui entreremo anche in quelle che sono le logiche decisionali, cioè noi abbiamo seguito quella che gli studiosi chiamano un approccio razionale, no, alla decisione, cioè abbiamo detto cosa c'è da fare, ci siamo dati un tempo per farlo, l'abbiamo fatto nel modo che noi ritenevamo migliore, poi sicuramente ce ne saranno stati tanti altri, però l'abbiamo condotto a termine. Purtroppo spesso e volentieri, come dimostra appunto l'esperienza delle altre amministrazioni, viene fatto quello che si può fare con logiche incrementali, con logiche del cestino dei rifiuti. L'altro giorno ne parlavo con il collega Steri, che è una logica molto diffusa con cui si vanno a fare decisioni, cioè soluzioni e problemi che a un certo punto si incontrano e danno impasto perché si trova il momento politico per tirare fuori una soluzione. Va bene, io qua mi fermo. E lascio a voi la parola se qualcuno vuole intervenire. Lo sapevo che là c'era. Beh, in qualche modo sono stato anche coinvolto direttamente, per cui
però vabbè, al di là di quello, vorrei fare una considerazione generale sull'indagine in genere e, sui risultati in particolare. Mi domando se fare questa indagine, ne abbiamo sentito parlare, abbiamo descritta come è stata fatta, quali sono stati i risultati, è un adempimento legislativo o ha una qualche funzione per il cambiamento dell'indirizzo nella gestione dell'istituto? Perché ci sono due elementi che emergono subito, in altre occasioni ce ne sono stati altri, che in realtà a me mostrano una direzione, se non altro, se non proprio opposta, quantomeno conflittuale rispetto agli esiti dell'indagine. Una è come è stata scritta la comunicazione che annunciava questa giornata, nella quale non si diceva ci sarà la giornata alla quale è possibile partecipare e sarà anche possibile seguirla in streaming, ma si diceva solamente che era possibile seguirla in streaming. Poi uno, vabbè, con un po' di pratica andava lì e scopriva che ci si poteva iscrivere lo stesso e si iscriveva. Allora, dopo le esperienze passate in cui da parte del personale era venuta manifesta la volontà di confrontarsi, questa, voglio dire, voluta o non voluta, riflette se non altro inconscia una cosa a dire, ma forse se non vengono è meglio. Però, vabbè, adesso questo diciamo un processo alle intenzioni, però in ogni caso, appunto, voluta o non voluta, riflette qualche cosa che significa che non è stato compreso l'esito dell'indagine. Dall'altra parte, un'altra cosa che dimostra questa stessa tendenza è il fatto che presidente e direttore generale sono venuti qui, hanno parlato, se ne sono andati. Non voglio dire che dovevano stare tutta la mattina a sentire qui, ma almeno tornare per assistere al dibattito e ascoltare che cosa voleva dire il personale a loro sarebbe stata, se non altro, una dimostrazione di attenzione nei confronti del personale. Ma questa era rivelata anche dal modo nel quale hanno parlato, perché hanno detto fate questa vostra giornata, loro no, loro non fanno parte dell'ISPRA. Mi piacerebbe che queste cose venissero trasferite a loro, ovviamente gliele avrei volute dire personalmente, ma non essendoci non lo posso fare. Questa, diciamo, è la considerazione generale sull'indagine, sugli esiti, che d'altra parte non potevano che essere questi, lo sapevamo già, no? C'era stato il progetto pilota, non è cambiato niente da un anno a questa parte, e quello pure è significativo del fatto che l'indagine forse non è servita a mettere in pratica altri indirizzi. Allora, poi invece le considerazioni sul merito di alcuni aspetti. Io capisco che l'attività dell'organo di valutazione mi sembra di capire che è determinata, no, dalle indirizzi della legge 150. Però la legge 150, l'ha detto lo stesso dottor Lacommare adesso, è, se non considerata nell'ambito idoneo, ha detto una cosa esplosiva, mi sembra. Io so, da quando è stata scritta, ho detto è una mina piazzata sotto la pubblica amministrazione, perché crea un clima conflittuale dentro gli uffici. È stata scritta male ed applicata, non lo so se peggio, ma insomma, scritta con l'intento di creare problemi alla pubblica amministrazione. Questo è evidente da ogni virgola, infatti non riesco a capire ancora quali siano gli aspetti positivi. In ogni caso, è una legge pensata per una struttura amministrativa e è applicata a un ente di ricerca che ha attività e tipo di servizi, è completamente diverso, nel quale non si possono trasferire quel tipo di valutazioni con quel criterio, poi con la cosa, no, che sicuramente ci sta il 25% che so cattivo, il 25% che so buono, il 50% così così. Cioè, questa è già una cosa che dimostra quanto bacato fosse il pensiero, lo so, d'altra parte, sa, con tutte le cose che sono state dette sforando nei tempi, d'altra parte adesso io devo fare le considerazioni, cercherò di non sforare nei tempi. E tra l'altro, appunto, quello prevede la valutazione della performance. Per fare la valutazione della performance devo fare la programmazione. Con che la faccio che non mi danno i soldi? Me li tagliano tutti gli anni, me li levano a metà dell'anno, il bilancio viene approvato sempre più tardi, le assegnazioni ai dipartimenti non sono fatte, ma io che valuto di che? La programmazione di che? Appunto, poi certo, le procedure sono farraginose, sì, lo sono, perché c'è sempre, no, perché te volevi fare questo e quindi ti metto mille vincoli, per cui è chiaro che praticamente l'attività noi non la svolgiamo più. La Corte dei Conti fa pure i suoi apprezzamenti sul criterio per il risparmio, punto.
ma sulle attività che ne hanno risentito lo fa la valutazione? No, perché la Corte dei Conti è competente per altro. Per cui, cioè, è chiaro che su questo, e qui viene fuori la contraddizione evidente sul fatto che sono proprio i ricercatori e tecnologi quelli che soffrono di più in questa situazione, mentre addirittura vedevo dai risultati che gli amministrativi quasi quasi sono, diciamo, pensano di essere valutati correttamente. Beh, ho qualche dubbio, diciamo, però adesso questa è una cosa personale, non... Tra l'altro, questa, la parte tecnico-scientifica sconta una conflittualità con la struttura del Ministero. Qui c'è qualcosa che complessivamente è stato pensato male, questo ve lo dico proprio come lo penso. Il Ministero dovrebbe essere la parte amministrativa di indirizzo, la parte tecnico-scientifica dovrebbe stare solo dentro ISPRA. Questo è quello che penso io, ovviamente. Però, tra l'altro, penso che in tutti questi anni che abbiamo vissuto continue, vabbè, io vengo dal DSTN, accorpamenti, commissariamenti e così via, non solo, ma tutte le riforme, ogni volta si arriva dicendo vogliamo fare la riforma della pubblica amministrazione, ma com'è che nel momento in cui chi ha subito la riforma elabora degli emendamenti, delle modifiche che la potrebbero far funzionare, arriva qualcuno e dice adesso faccio la riforma e ne fa un'altra, così quegli emendamenti non andranno mai a buon fine e continuiamo a portarci malfunzionamenti appresso così. Per quello che riguarda la formazione, adesso vengo proprio finito, alla formazione, la formazione continua mi sembra abbastanza evidente, è chiaro che pure dalla formulazione delle domande poi si possono creare delle ambiguità e delle incomprensioni, però se uno si valuta all'altezza del suo livello ma si lamenta per la formazione vuol dire che non è in grado di continuare a fare la formazione continua e garantire quel livello di prestazione. I criteri di valutazione, beh su questo non rovesciamo l'onere della prova. I criteri di valutazione, la trasparenza dovrebbe dettare che i criteri siano esplicitati nei bandi, non che poi la commissione si riunisce e decide allora i criteri di valutazione sono questi, no, deve essere scritto nel bando, io lo voglio sapere da prima se posso partecipare o no e quali sono quei vincoli che mi consentono di raggiungere un certo punteggio oppure no. E questo d'altra parte io l'ho vissuto mica solo qua dentro, ovunque, perché purtroppo sempre addirittura una commissione all'università mi dissero, beh i soliti, no? Io l'ho chiesto esplicitamente, sì, i soliti, ditemeli. Comunque c'è una discrepanza, e questo ho avuto modo di dirlo al Presidente pure la settimana scorsa in un'altra occasione, tra le dichiarazioni di intenti e la pratica quotidiana. Perché non sappiamo qual è l'indirizzo di questo ente? Perché sì, parole ne vengono spese tante, ma nella pratica quotidiana a quelle parole seguono dei fatti che sono conseguenti? A me non sembra, nella maggior parte dei casi. Sono determinati dai tagli? Probabilmente sì, però insomma questi tagli sono un po' una maschera dietro la quale ci si nasconde, non dico solamente l'amministrazione qui, questa è una cosa generale purtroppo per tutte le pubbliche amministrazioni. E d'altra parte per venire a quella del del cambiamento di sede, mi dispiace, ma la documentazione che attestava le dichiarazioni da voi fatte all'incontro col personale non è mai stata esibita, nonostante ciò che aveva detto il Presidente in quell'occasione. Non abbiamo nessun problema, facciamogliela vedere. Non l'ho mai vista. Io non l'ho mai vista, io non ho diritto a vederla, lo so perché ho fatto la richiesta agli atti e mi è stata negata, però non ha, allora l'amministrazione che non c'ha problema e c'ha la trasparenza, ma che la rendesse pubblica, fateci vedere le risposte alle richieste al demanio e così via. Io ho visto in un'occasione in cui ho incontrato il dottor Lagommare solo le richieste, ma le risposte non l'ho viste. E alla fine a questo vabbè, possiamo senso... risolvere tutto, se viene gli mostro tutto. Perché guardi, è una cosa talmente complessa. No, è questo, l'altra cosa importante sulla trasparenza e sulla comunicazione, perché tante cose vengono dette. La comunicazione da parte dell'amministrazione deve essere scritta e dettagliata a tutto il personale. Non ci stiamo a raccontare le cose, sì, viene, no, scritta la voglio la risposta. E purtroppo, quando mi sono rivolto a strutture dell'amministrazione per avere risposta scritta, non l'ho avuta, e non solo da lei. Anche in altre occasioni, a proposito dell'orario di lavoro, del regolamento, dal dottor Pirrone e così via. Per cui, poi dopo vogliamo mettere che abbiamo il senso d'appartenenza all'ente? Sì, nonostante l'amministrazione, direi a questo punto.
Per cui scusate, però lo sapete che tanto come mi sento, e lo dovreste anche capire sia dai risultati dell'indagine, sia dal fatto che lo sapete come stiamo qua dentro e quanto soffriamo qui dentro. E le difficoltà di comunicazione e di trasparenza qui dentro derivano anche dal fatto che non abbiamo una struttura adeguata, non abbiamo un posto dove far incontrare il personale. Va bene il posto per la cosa, non mi ricordo come si chiamava, ma ci vorrebbe una sala riunioni adeguata, grande, dove il personale si possa incontrare, dove ogni servizio possa fare una relazione sulle attività di quell'anno, in modo che tutti sappiano che cosa si fa qua dentro e tutti si possano avvalere delle altre strutture e possano condividere ciò che fanno. Mentre poi è vero che anche da parte del personale c'è un po' questa tendenza a dire questo è mio e non te lo dico, ma se l'amministrazione dicesse ogni anno ognuno deve dire quello che ha fatto, dopo sei tenuto e quindi forse lo fai. A proposito di trasparenza, lei è? Fiorentino, bene. Per quanto riguarda la prima domanda, sì, è un obbligo di legge, ma non l'abbiamo fatto solo perché è un obbligo di legge, ma perché era un progetto iniziato l'anno scorso che abbiamo inteso continuare. La comunicazione, proprio sulla scorta dei risultati e delle richieste che sono state fatte a valle della sperimentazione, della presentazione dei risultati della sperimentazione fatta l'altro anno, il rapporto non appena concluso è stato messo sul sito, è stato col moderatore data notizia dell'esistenza del rapporto, è stata mandata una mail a tutti i dipendenti nella quale era detto il rapporto è sul sito, lo potete leggere, consultare, tenete presente che ci sarà una giornata durante la quale saranno presentati i risultati. Il collegamento con il sito è stato ribadito in ultima istanza per un'ulteriore volta in occasione dell'annuncio della giornata. Mancava il door to door a questo punto. Per quanto riguarda l'assenza non per tutta la giornata di presidente e direttore generale, sicuramente non hanno bisogno di interventi valutativi da parte mia, ma mi sembrava importante che ci fosse il dottor Lacommare, che nelle sue vesti di capo del personale, di responsabile per l'anticorruzione, sicuramente è il soggetto più esperto, indicato e comunque di primo e maggiore riferimento, proprio perché volevamo dare una concretezza alle risposte e alle questioni sollevate. È evidente che il Presidente fa un discorso di ampio respiro, il Direttore Generale più o meno anche, il Capo del Personale sicuramente può dare delle risposte più puntuali, come in effetti già con molta puntualità ha incominciato a prospettare, individuando delle criticità. Come faccio a programmare? Anche le risorse umane sono una risorsa sulla base della quale un ente programma. Dunque, l'avere o non avere risorse economiche forse può essere maggiormente sfidante nello stimolare la capacità di ottimizzare al meglio le risorse umane di cui dispone l'ente. Peraltro mi pare di capire che lei è un ricercatore, un tecnologo, tecnologo, risponde perfettamente al campione, perché mi sembra l'area di maggiore criticità, quindi sicuramente una categoria che ha delle istanze significative, però nessuno più di lei può sottolineare e comunque condividere con me l'affermazione che il capitale maggiore di cui dispone questo ente è il capitale umano e le conoscenze di questo personale. Quindi saper gestire questo capitale non è di poco conto. Non dico che le risorse finanziarie siano indifferenti, abbiamo vissuto epoche di maggiore ricchezza, era molto più semplice, molto più facile gestire, programmare, rendicontare e portare a buon fine disponendo di tutti gli strumenti possibili. La bravura è nel saper gestire con poche risorse, o comunque con risorse da saper valorizzare nella maniera più opportuna. Questa però è una mia personalissima opinione, sicuramente non posso rispondere né per direttore né per presidente. Ho dimenticato qualcosa? Rispondere a, siccome siamo collegati in diretta
streaming, giusto? Queste sono le domande che stanno facendo. Da Ozzano leggo, non c'è chiarezza sui metodi di valutazione, chi ti valuta, quali sono i criteri, quali sono i KPI individuali e collettivi che ognuno deve raggiungere. Questo è sulla valutazione. Sulla comunicazione, la comunicazione tra i vari CRA sull'informazione non è sempre chiara, ovvero non si mettono in condivisione le informazioni e le pratiche che devono essere applicate, soprattutto per quanto riguarda le questioni amministrative. Sì, credo di aver letto tutto. La domanda è di Enrico Monreale, del CRA 15. Del CRA 15. Posso... potremmo, ecco, prego. Magari in relazione a questo volevo dire che il direttore generale sta dando mandato, tra l'altro, in questi giorni per realizzare un gruppo che lavori proprio alla semplificazione dell'azione amministrativa all'interno dell'istituto, e questa sarà appunto uno di quegli obiettivi principali, come dicevo appunto, che poi dai vertici devono giungere, e questo è uno di quelli che giunge in maniera chiara, e proprio me l'ha comunicato qualche giorno fa, che insomma nel giro di, penso, una settimana uscirà fuori questo ordine di servizio, non so come attraverso cosa lo farà, proprio per la semplificazione delle attività amministrative, e quindi anche per il miglioramento della comunicazione, in questo caso tra CRA, per le procedure esistenti all'interno dell'istituto. Quindi questo a beneficio di chi da Ozzano non lo tocco, perché non so come scorre, non faccio tocco niente. Grazie, a presto. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questa giornata, questo incontro. Innanzitutto io sono Maria Rosa Caporali e sono presidente del CUG di ARPA Lombardia e presidente della rete nazionale dei CUG, delle agenzie. Porto i saluti del dottor Luca Marchesi, che gentilmente mi ha delegato anche a rappresentare la direzione generale di ARPA, e del direttore generale, il dottor Umberto Benezzoli. Noi stiamo facendo un lavoro molto interessante e anche particolare. Per noi intendo non soltanto il CUG di ARPA Lombardia, ma la rete dei CUG nazionale. Stiamo organizzando degli incontri sempre più specifici, che sono rivolti al benessere, allo stare bene insieme, a capire sostanzialmente con queste indagini che, diciamo la verità, per la prima volta vengono affrontate anche in maniera serena, consapevoli che comunque ci sono dei problemi, consapevoli che ci sono anche le possibilità per trovare delle soluzioni, e soprattutto consapevoli del fatto che le nostre amministrazioni, per tutte le storie personali, individuali, collettive che si portano dietro, sono purtroppo dei luoghi conflittuali. Questo dobbiamo tenerne conto e farne tesoro, perché partendo da qui noi possiamo costruire un ambiente più relazionale, non direi paradisiaco, perché l'ottimo, come si sa, è il nemico del bene, però più consapevoli che c'è la possibilità di individuare tutti e mettere in atto tutti quei meccanismi per poter riportare ad una buona convivenza e anche a raggiungere l'equità, raggiungere anche la capacità di comunicare, e quindi di dare spazio a tutti quegli indicatori che sono tipici e che sono ormai da letteratura del benessere organizzativo. Sono stata molto colpita dagli interventi che sono riuscita a sentire questa mattina. Mi scuso, ma per un problema di distanza non ho potuto essere presente all'inizio dei lavori. E devo dire che la ricerca è una ricerca puntuale, è una ricerca che può essere presa anche come modello. Mi viene da dire, noi della rete nazionale stiamo appunto cercando di individuare delle agenzie che possano mettere insieme un lavoro collettivo
per poter creare anche un angolo di confronto, di benchmarking, perché senza il confronto noi non possiamo capire esattamente qual è il punto di partenza e quali possono essere, come dire, tutte quelle azioni che possono essere sinergiche. Dal momento che siamo una rete, condividiamo molto anche dei momenti di formazione e recentemente abbiamo potuto sperimentare in videoconferenza con un collegamento di 10 agenzie, tra cui ISPRA, un momento formativo che riguardava appunto alcuni temi del benessere. Questo non ci vieterà in futuro invece di parlare e di entrare un pochino di più nelle nostre organizzazioni e di capire il senso di queste indagini. In particolare vorrei collegare un aspetto che è peculiare dei CUG, che sono i piani triennali di azioni positive, con quanto il dottor Bellinzoni nella chiusura del suo intervento ha auspicato, cioè una lettura che possa essere trasversale, penetrante, efficace, efficiente e soprattutto economica, perché noi non abbiamo bisogno di spendere altri soldi, possiamo benissimo fare con quello che abbiamo, e quindi intrecciare il piano della performance, il piano della prevenzione e il piano delle azioni positive dei CUG. Io penso che a chiusura di questa giornata una proposta come quella che sto facendo possa essere significativa anche per far lavorare i nostri CUG, per renderli non soltanto visibili, perché con tutto quello che stanno facendo sicuramente un po' di visibilità se la sono conquistata, ma per essere utili alla nostra organizzazione. E nell'essere utili alla nostra organizzazione noi saremo utili a tutte le persone individualmente. Quindi io ringrazio, lancio sul tavolo questa, chiamiamola così, apertura, perché mi sembra corretto utilizzare, soprattutto in questo momento di difficoltà, tutte quelle buone energie che si stanno spendendo all'interno delle nostre direzioni generali, all'interno delle nostre organizzazioni, per poter portare ad inizio o a conclusione un percorso decisamente necessario, mi viene da dire, utile e che può dare anche degli sviluppi per il futuro. Grazie. Grazie. Prego. Alla collega di il modello dell'ANAC, quell'applicazione web, è già utilizzata da qualche agenzia regionale.